Buonasera, benvenuti a Conto alla Rovescia, ancora una puntata dedicata alle prossime elezioni comunali di Isernia del 3 e 4 ottobre prossimi. Dopo aver ascoltato Piero Castrataro e Cosmo Tedeschi, la volta questa sera dell'altro candidato a sindaco, l'avvocato Gabriele Melogli, che ringrazio per essere intervenuto e per il Grazie contributo dell'invito. che darà. Nella seconda parte avremo tre consiglieri comunali, uno per area, quindi avremo Franco Mastronardi a sostegno del candidato Melogli, avremo poi Mino Bottiglieri a sostegno del candidato Castrataro e infine Oreste Scurti a sostegno del candidato Tedeschi. La prossima settimana, sempre a quest'ora, il gran finale con il confronto diretto tra tutti e tre i candidati sindaci. Allora inizierei nell'affrontare un po' più l'aspetto politico, Melogli, Sì. perché ha deciso di candidarsi? Ma io ho deciso di candidarmi perché sono uno che proprio per natura accetta le sfide della vita. E poi devo confessare che non ho saputo resistere alle tante insistenze che mi venivano da sollecitazioni che facevano i cittadini per strada. Mi sembrava quasi di deludere le loro aspettative oppure di tradire la loro fiducia, per cui alla fine diciamo c'è stata una debolezza, l'ho accettato e adesso sono contento della scelta che ho Ecco, il fatto. centrodestra però non è riuscito a presentarsi compatto a queste elezioni. Crede che questa spaccatura con Fratelli d'Italia potrà incidere sull'esito finale del 3-4 ottobre? Ma io spero di no, ma temo di sì. Questa è la verità, perché insomma, onestamente io ho cercato di evitarla in tutti quanti i modi, questa spaccatura. La mia candidatura, in fondo, da parte della compagine centrodestra, diciamo centrodestra, era più che altro finalizzata proprio a far rientrare Michele Iorio, cioè Fratelli d'Italia, nella coalizione. Perché? Perché Michele Iorio è stato il primo che mi ha chiamato a gennaio di quest'anno. Per pregarmi, per non per pregarmi, per offrirmi la candidatura, diciamo con una certa insistenza, mi disse all'epoca, guarda, dobbiamo cercare di salvare Isernia. Io disse, nessuno meglio di te lo può fare, visto che tu sei stato, governatore della regione, sindaco di Isernia, senatore, per cui se tu decidi di fare una cosa del genere io ti Ma appoggio. perché si è messo poi di traverso, Ma secondo non lo lei? so, perché poi lui a un certo punto disse, poi ci risentiamo, roba del genere. Ma lui mi anticipò in quell'occasione che avrebbe gradito fare di nuovo il governatore della regione. In effetti, sostanzialmente, era questo il suo desiderio vero. Poi ci siamo anche siamo rimasti un po' così in sospeso con quel primo discorso. Ci sono state altre sollecitazioni da parte di vari politici. Ma io ho sempre detto di no a tutti. Quando poi ho manifestato una certa disponibilità ad accettare la candidatura, più che altro nella speranza, ripeto, di poter ricomporre l'intero quadro, ho anche chiamato Michele Iorio, ci siamo incontrati, abbiamo parlato per quasi un'ora e gli ho rappresentato la situazione, non era un fatto contro di lui, non è che stavo accettando perché altri me l'avevano chiesto, ma avevo, diciamo, ceduto a queste sollecitazioni più che altro, più che dei politici, dei cittadini, ripeto. Ma in quell'occasione mi disse che aveva già preso degli impegni con Tedeschi, per cui praticamente siamo rimasti in sospeso. Io ho sempre sperato fino all'ultimo che lui potesse rientrare nella coalizione per ricomporre l'intero quadro, ma così non è stato. Ecco, però lei sa bene che questa è una partita a tre dove rischia davvero di brutto chi si classifica al terzo posto. Ma io non corro rischi, ma non perché sono sicuro di vincere, non corro rischi perché questa è l'ultima occasione per me per fare politica, non è che devo fare politica, devo fare altre cose. Ho accettato questa candidatura a sindaco perché ho ritenuto una specie di dovere civico di dover riprovare a ricomporre qualche cosa e a far ripartire in qualche modo la città. Però insomma io non è un avvenire politico, quindi ecco perché anche tra le altre cose non faccio paura a nessuno, perché io no, insomma la mia carriera politica finirà naturalmente. Insomma. Ecco, lei ha dalla parte sua ben sette Sì. liste, basteranno per
per vincere al primo turno, secondo lei? Ma io mi auguro di sì, anche perché le liste mi sembra, le liste soprattutto dei partiti o dei gruppi che comunque appoggiano la mia candidatura hanno candidati, mi sembra, di peso, diciamo così. E poi questo non dipende certo da noi, dipenderà dagli elettori. Bisognerà sapere se riusciremo a mandare un messaggio rassicurante, se insomma riusciremo ad ottenere il loro gradimento. Io ripeto, 7 liste sono meno delle 9 degli avversari, perché in realtà per il primo turno noi dobbiamo considerare che sono 9 le liste degli avversari, perché sono 5-4, dovendo raggiungere il 50% più 1, qui dobbiamo contare, noi ce ne abbiamo 7, loro ne hanno 9, loro intendo dire gli altri due candidati. Però certo. Insomma, mi auguro che la cosa possa andare in porto al primo turno. Senta, avvocato, lei ha detto... mi sono candidato perché me lo hanno chiesto soprattutto i cittadini. Ecco, cosa le chiedono i cittadini? Allora, che cosa mi chiedevano? Mi chiedevano questo, perché mi fermavano per strada e mi dicevano guarda che, data la situazione che si è creata, forse solo tu puoi mettere ordine in questo marasma generale, perché in realtà che cosa è successo? Succede quello che succede naturalmente, cioè che spesso i cittadini non sono a conoscenza neanche delle attività amministrative che vengono poste in essere, per cui praticamente criticano a prescindere, perché casomai vedono che le strisce per strada non sono fatte bene, insomma anche per sciocchezze, e criticano comunque l'amministratore, questo è certo. Per cui mi fermavano per strada e dicevano solo tu puoi cercare di mettere ordine in questa situazione, perché in realtà poi si sapeva che c'erano più candidati che volevano presentare la propria candidatura a sindaco, praticamente ce n'erano 5 o 6 soltanto nel centrodestra, e dicevano questi faranno un passo indietro soltanto se sei tu la persona indicata. Poi non è stato così, perché non tutti hanno fatto il passo indietro, qualcuno se n'è andato, qualcuno è andato altrove addirittura. Per cui, insomma... Senta, da cittadino lei come giudica l'amministrazione d'Apollonio? Che cosa le lasciano in eredità? Allora io dico, voglio subito precisare che io per 9 anni non mi sono interessato alla politica ai Giardini. Io sono uscito dal comune da Palazzo San Francesco il 23 maggio del 2012, dal 23 maggio del 2012 non me ne sono interessato se non così casualmente o superficialmente. Però ha vissuto la città da cittadino, però, no? Però ho visto che da cittadino ci stavano delle cose che secondo me non funzionano bene, cioè delle cose che praticamente probabilmente l'amministratore avrebbe dovuto fare seguire con maggiore attenzione, e forse non erano state seguite. Però bisogna anche dire che delle attenuanti ci stanno sempre, perché spesso a noi arriva una visione un po' distorta di quella che è la realtà. Cioè, se io mi chiedo come mai non è ancora stato firmato il contratto per le strisce blu, non credo che è soltanto una dimenticanza, oppure che non lo hanno firmato per qualche motivo particolare, ma credo che ci siano stati dei problemi veri e propri, cioè dei contrasti tra la struttura, l'assessore, la società. Poi capire chi ha ragione e qual è la soluzione da dare non è una cosa troppo semplice, come dice qualche mio competitor, che dice vabbè, là che ci portiamo, vediamo, si firma il contratto, si fa la cosa, si strassi, si tolgono 200 bot, ma non è proprio così, perché una volta che si sono presi degli impegni ben precisi, ci sono delle responsabilità, ci sono delle penali stabilite, per cui alla fine veramente diventa una cosa difficile da dover decidere. In più, e tra parentesi, so che ci sono state delle denunce fatte dalla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica sta seguendo con un'istruttoria tutta la vicenda, quindi ci vuole una grande attenzione. Non è facile promettere, è facile dire guarda il problema del strisce blu non è stato risolto, però è uno dei problemi che ci sono e andranno uno dei primi problemi che andrà affrontato, che dovrà affrontare il nuovo sindaco, sarà questo, quello di dover decidere che cosa fare. Senta, avvocato, poi lascio la parola No, poi che devo dire? Mi ha fatto un'altra domanda, cioè, la piscina per esempio, è un'altra cosa, non ci sta la piscina, non è stata fatta la piscina, ma i soldi per la piscina sono stati dati, 2.600.000 euro, sono stati dati dalla Regione Molise nel 2019. Che è successo? Hanno fatto due bandi
con un project financing, ma ai quali non ha risposto nessuno. Ma i bandi non li fa certo la parte politica, i bandi li fa l'ufficio tecnico, li fa il tecnico che è incaricato. Io ti do l'indirizzo politico di fare il bando con un project financing, ma chi lo fa materialmente non è certo il politico, che non saprebbe neanche dove cominciare a scrivere, io per primo. Però i due bandi sono andati deserti, adesso ne stanno facendo un altro utilizzando questi fondi e è stato pubblicato in questi giorni. Ma i tempi, la pubblica amministrazione purtroppo non è che decide come il privato, che prende i soldi e fa quello che vuole. La pubblica amministrazione ha delle prassi da seguire, delle prassi che sono delle regole ben precise, regole amministrative che se vengono violate provocano delle conseguenze. Avvocato, lei è stato molto criticato per quella frase sul suo programma, poche paginette, poi sì. Insomma, sono un concreto, uno pratico, poi vediamo cosa bisogna sì, fare. Ecco, lo stiamo facendo. Ecco, non crede che ai cittadini, soprattutto ai più giovani, vada regalato un sogno? Bisogna dare un sogno, una visione di questa città. Beh, sta un po' integrandolo, mi pare. Se c'è uno che è un sognatore sono io, per cui davvero questa è un'accusa che non mi può essere fatta. Il mio programma elettorale è di 2 pagine e mezzo, qualche 3 pagine, ma io l'ho scritto in 2 ore, l'ho scritto in 2 ore al mio studio, l'ho dettato, e l'ho scritto in 2 ore perché io so quali sono i problemi della città, ma li conosco da allora, e da allora ad oggi non è che ne sono stati risolti tanti di questi problemi, anzi si sono accentuati, ma io so che cosa fare, dove intervenire, perché e so che cosa abbiamo lasciato. Ma molte volte gli amministratori che subentrano non sanno neanche dei progetti che sono stati lasciati dall'amministratore precedente. Spesso che cosa capita? Capita che chi si insedia a Palazzo San Francesco pensa che da allora in poi deve cominciare e non sa che ci stanno tutta una serie di procedimenti in itinere che potrebbero essere conclusi facilmente. Vorrei ricordare che quando io sono andato via noi avevamo fatto già il progetto per le ferrovie. Ma non è che era un progetto così, io avevo fatto fare l'ufficio tecnico, il parco ferroviario, l'avevo fatto progettare dall'ufficio tecnico, l'architetta capita di un altro, l'abbiamo visto insieme, come si doveva fare? Eliminavamo persino il passaggio a livello, perché si faceva una specie di sopraelevata che scendeva dall'altra parte, ci sarebbe stato un collegamento diretto tra Corso Garibaldi e il parco ferroviario. E poi l'amministrazione che subentra non lo prende proprio in considerazione quel progetto, non dice lo voglio cambiare, lo condivido, non lo condivido, e questo è il limite di tutte quante le amministrazioni. Ecco perché alla fine poi mi sono dovuto quasi ricredere sul fatto che certi assessori o certi consiglieri si sono candidati nelle mie liste, nelle liste che mi appoggiano, pur provenendo dalla giunta oppure dalla consigliatura che vedeva Giacomo da Pallonio come sindaco, e alla fine ho capito che può essere un valore aggiunto, perché praticamente quelle persone ti possono informare su tutta una serie di progetti che sono in itinere in una città che altri non possono sapere o non conoscono. Ecco, una parola sui suoi avversari politici. Sì. Se dovesse finire al ballottaggio, con chi le piacerebbe gareggiare? Per me è assolutamente indifferente, ne dico anche per quale motivo, perché il mio programma è sempre lo stesso, il mio programma elettorale è quello, cioè io voglio puntare sul turismo, sulle infrastrutture, sull'ambiente e sull'università. Questi sono i 4 punti fondamentali Cardine. Del mio programma. Per cui, che poi naturalmente potranno essere integrati anche nel corso. O è l'uno, è sempre la stessa cosa. Volevo rispondere prima alla domanda che mi ha fatto lei. Io il programma lo sto scrivendo adesso. Cioè ogni giorno dico che cosa intendo fare, perché voglio entrare. Quindi anche... Quindi lo sta integrando. Lo sta integrando. Cioè quella è un'indicazione di massa, delle linee guida, però ogni giorno esco con una cosa nuova. La pubblicano, io non so come si fa, su Facebook, su una pagina Facebook. Lei è poco tecnologico. No, io sono proprio la negazione della tecnologia. Senta, allora, lei diceva, ha accennato all'università. Sì. È stato da alcuni criticato negli anni per aver spostato l'università dal centro storico a Pisca. Ecco, potendo ritornare non indietro. Non da alcuni, da tanti sono stato criticato. Ecco, allora, io sono stato... È stato troppo buono. È troppo buono. Lo rifarebbe? Sì, immediatamente. Ecco, e che cosa in mente facciamo invece per l'università? Facciamo un consiglio comunale. Una sera facciamo una seduta finiamo alle 4 di mattina, perché parlavamo del... Proprio
Io alla fine concluso il mio intervento piuttosto accalorato, piuttosto forte, citando Confucio, dicendo: quando il saggio indica la luna con il dito, lo stolto guarda il dito. Perché dico questo? Perché per un motivo soltanto, perché non si è voluto riconoscere la realtà, le cose più evidenti sono qui. Innanzitutto, primo, l'università è andata via dal centro storico nel 2014, io ho lasciato il comune Piazza San Francesco 22 maggio 23 maggio 2012, quindi 2 anni dopo. Ma la sede dell'università, quella di Peschi, diciamo, che poi dista 800 metri, penso, dall'Hotel Europa, perché non dobbiamo pensare che Isernia è soltanto il centro storico, Isernia è parte da nord fino a sud. La distanza rispetto all'Europa in linea d'aria sono 800 metri. Abbiamo realizzato quella strada che lei conosce sicuramente perfettamente, certo. Illuminata, con la pista ciclabile, dove vanno a passeggi tanta gente, ci arriva a piedi addirittura. Ma torniamo un attimo indietro. Il palazzo di Pesca era un palazzo di proprietà della regione. L'università aveva necessità di insediarsi definitivamente sui Senni o nella zona, per cui il rettore mi pregò di andare a parlare con il vescovo perché avrebbe voluto acquistare la sede di Corso Via Mazzini. Il vescovo fu irremovibile, perché, ma il rettore ci aveva anche le sue ragioni, perché diceva: non posso pagare un canone di 180.000 euro all'anno per tenere l'università là, quando io posso fare un mutuo e lo costruisco la sede. Per cui mi pregò di andare a fare questa operazione. Sono andato parecchie volte, ho pregato il Monsignor Salvatore Visco, il quale ha sentito anche il Consiglio Diocesano, invece alla fine disse di no. Disse di no, e quando io ho lasciato il Palazzo San Francesco c'era stata la risposta negativa di Monsignor Visco, ma già aveva preso l'università, la sede di Pesche, perché praticamente con un accordo fatto direttamente con la regione. Io, diciamo, in questo accordo non sono entrato se non per la parte in cui ho dovuto assicurare un collegamento viario tra Isernia e la sede di Pesche, ma l'accordo è stato fatto tra regione e università, che sono due enti ben distinti dal comune. Non è che io potevo dire no, assolutamente no, non lo fate. Mi hanno chiamato, mi hanno detto: ma tu ce la fai la strada per Corea? Che avrei dovuto dire no, in modo che isolavo completamente Isernia dalla sede di Pesche. Ma a me è sembrata una follia. Abbiamo detto: certo, faremo anche quello, e noi abbiamo fatto la strada, ma le altre cose le hanno fatto l'università e la regione. Perché è andato via poi, nonostante avessero già fatto la sede a Pesche, era rimasto comunque una parte dell'università nel centro storico, e è allora che sono intervenuto per fare acquistare il fabbricato di Corso Mazzini. Ma che succede? Che in quel momento io ho finito il mio mandato, hanno trovato un accordo tra la Curia e la Regione. La Curia ha ridotto il canone da 180, se non sbaglio, a 120, e questi 120, 40 li pagava l'Università e 80 li metteva la Regione. Così è andato avanti per 2 anni. Nel 2014 era presidente Frattura, non volle più pagare questi 80.000 euro, perché c'era già la sede, non li volle pagare più. Ecco perché l'Università è andata via. Ma già prima l'Università aveva Palazzo Orlando, lo ricorderà, no? Certo. Secondo voi perché l'ha restituito Palazzo Orlando? Per la legge finanziaria che fu fatta nel 2010, quando era Monti, il quale impose che cosa? Disse: non è possibile più per un ente dare, neanche a titolo gratuito come era stato fatto, un immobile anche a un altro ente, ma ci vuole un canone che è pari al 3% del valore venale dell'immobile. L'amministrazione precedente aveva dato Palazzo Orlando a titolo di comodato, gratuito quindi, all'università, giustamente. Io chiesi all'epoca, avevo chiesto già al rettore: guarda, dammi almeno 10.000 euro all'anno, e lui mi aveva detto anche di sì. Se non che quando taglia la testa quel decreto del... Ci volevano 80.000 euro all'anno.
Per cui io chiamai quella mattina stessa il rettore, ci incontrammo a Isernia e disse: guarda, io non ti posso dare neanche i 10.000 che ti avevo promesso, perché sono stati ridotti anche i nostri finanziamenti. Questa è la ragione, perché, altrimenti perché avrebbe lasciato Palazzo Orlando? Certo. Cioè io capisco la Curia sotto, non si sono messi d'accordo, vabbè, ma Palazzo Orlando, che tenevano a titolo gratuito, perché l'hanno lasciato? Neanche i 10.000 mi poteva pagare. Questa è la verità. Allora, quando mi attaccano sull'università, che ho levato l'università dal centro storico, a parte, ripeto, è andata via 2 anni dopo, anzi, le dirò di più, noi abbiamo comprato Palazzo da Pollonio, perché quando abbiamo capito che la Curia non voleva venderla, avremmo voluto dare Palazzo da Pollonio all'università, e io sono andato personalmente con il rettore Cannata, un pomeriggio, abbiamo aperto la porta sotto al Calci, io e lui stavamo, abbiamo girato tutto Palazzo Pallone, e lui mi disse: ma qua dentro mica ci posso fare, che lezione devo fare, questa è una casa, e non era idonea per... Ecco perché è stato acquistato Palazzo Pallone, ecco perché l'università è andata via. Quindi ecco, ma... quando mi sento accusare di cose di questo genere, onestamente non so come posso spiegare più che... Lo ha spiegato benissimo. Ma c'è stata qualche soddisfazione nei 10 anni che ha fatto il sindaco dal 2002 al 2012? Tante soddisfazioni. Ecco, in modo particolare qualcuna può elencare? Per esempio, noi abbiamo approvato la variante generale del piano regolatore. Sembra una cosa così, secondaria. La variante generale del piano regolatore approvata, voglio ricordare che era stata adottata dall'amministrazione precedente, ma quando viene adottato il piano regolatore, poi deve essere approvato definitivamente, siano le osservazioni dei cittadini o dei gruppi delle società, si esaminano queste osservazioni, certe si accolgono, certe no. Ma noi abbiamo dovuto esaminare 282 osservazioni, quindi le abbiamo istruite ovviamente, perché se lei mi chiede, dice questo terreno deve essere classificato così, ogni pratica deve essere stata istruita, quindi 282 le abbiamo portate, le abbiamo tutte istruite, le abbiamo esaminate in 3 giorni di full immersion di consiglio comunale, certe sono state approvate, certe bocciate, ma abbiamo finalmente potuto mandare alla regione il piano regolatore, che è stato poi approvato e che ha salvato Isernia. Perché? Dico, perché ha salvato Isernia? Perché nel frattempo, nel resto d'Italia, era arrivata la crisi già 2008-2009. Noi invece abbiamo beneficiato di quel volano di sviluppo che è l'edilizia praticamente, proprio perché era stato bloccato l'edilizia per parecchi anni. Eravamo sbloccati con questa approvazione della variante generale, per cui sono stati costruiti 2.000 appartamenti. Tutta la zona che sta dietro il centro commerciale in piazza, voi ricorderete perché siete di Isernia, non esisteva. Quella è stata costruita tutta grazie alla variante generale del piano regolatore che noi abbiamo approvato. Questa è una grande soddisfazione. Poi l'auditorium. Ma io sono stato ricevuto dal Presidente della Repubblica che si è complimentato per l'auditorio. Noi siamo stati 8 città in Italia a beneficiare dei finanziamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Solo critiche, onestamente, ma quella struttura, noi abbiamo preso il progetto che aveva approvato il Consiglio Comunale. Grazie, era stato fatto un progetto al quale avevano partecipato un concorso internazionale di idee, al quale avevano partecipato ben 22 gruppi di architetti, vinse questo gruppo capeggiato dall'architetto Culotta, questo progetto è rimasto poi là, perché finiva lì, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che io sarei riuscito ad avere i soldi per realizzarlo, l'auditorio. E invece quando poi si sono avvicinati alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, non vi faccio tutta la storia, sono venuto a conoscenza del fatto che ci dava questa possibilità, abbiamo preso il progetto dell'auditorio e l'abbiamo portato a Roma. Questo è quello che è stato fatto. Preso questo progetto, è stato finanziato perché non tutti tenevano un progetto quasi cantierabile da poter realizzare così in poco tempo. I tempi erano stati piuttosto ristretti. Ecco perché Isernia è entrata tra le 8 città che ha avuto questo beneficio. Onestamente, sentirmi criticare, perché poi è stata realizzata dallo Stato, perché il Comune non c'entra nulla, l'appalto è stato fatto dal Ministero. Cioè il Comune non ha tirato fuori una lira, bene dirlo, quindi è stato lei che si è adoperato a Roma per... Certo, ha trovato certo, forse anche il canale giusto. No, ma io le dirò di più, che non è stato tanto semplice, perché alla fine la struttura non è che era tanto d'accordo. Io tenga presente che il Presidente del Consiglio era Prodi e che il Vicepresidente era Rutelli, e noi eravamo un'amministrazione di centrodestra, per cui insomma era stato molto più difficile per noi rispetto a un'amministrazione di centrosinistra. Quando siamo andati là, gli ostacoli ce li creavano, ma come farete a gestirlo, come farete a fare? Io portai una lettera del rettore dell'università
l'università che si impegnava a prendere una parte della struttura per poterla utilizzare. Una lettera del Presidente della Camera di Commercio, con queste due lettere noi abbiamo sbloccato in parte la situazione, e il resto mi dissero: ma questi soldi non saranno sufficienti per fare tutto. Va bene, li troveremo, per il momento cominciate. E infatti così. Senta, avvocato, questo è il simbolo. Allora, della questo sua... diciamo, sì. Variante generale, non ho finito di rispondere. Per concludere, sì. L'acqua solfurea, ma erano 50 anni che nessuno ci metteva le mani. 50 anni, noi abbiamo sistemato, abbiamo fatto il primo lotto. Adesso so che in questi giorni hanno approvato anche il secondo lotto. Ma noi abbiamo lasciato noi quei 900.000 euro, sia ben chiaro, poi erano spariti, poi si ricompagano, come capita. Erano andati in perenzione, sono stati ripresi. Il terminal degli autobus, ma vi rendete come? Ricordate le traverse della ferrovia, depositate là, piene di catrame, che è veramente inquinante, ve le ricordate? Gli autobus fermi sul corso Garibaldi, 200 corsi al giorno con i motori accesi. Avvocato, io ritorno sull'auditorium, perché vuole il simbolo della sua amministrazione, no? E sull'opera non si discute, è solo uno stolto potrebbe contestare un'opera del genere. Sulla gestione invece si può parlare, si può approfondire l'argomento, perché è un'opera che va conclusa, è un'opera che va finalizzata. Ecco, lei che cosa ha in testa per... l'auditorio. Sì, io le dico solo un esempio: non ha uno statuto. Sì, non è vero. Non è vero? Allora il problema è questo: qua le cose vengono. Ecco perché forse poi è importante sapere la continuità amministrativa. Allora cominciamo col dire. Adesso sembra, ripeto, perché queste sono notizie che arrivano proprio dai quei consiglieri che militavano, o sono ancora in consiglio comunale, però adesso sono passati, diciamo, con me, si sono ricandidati e mi danno questa informazione. Sembra che sono stati stanziati 10.500.000 euro, sono una gestione ministeriale, quindi non li gestirà il comune di Isernia, proprio per ultimare la struttura. Se vuole sapere che ci sta, sopra ci sta una sala mostra di 2.900 metri, a fianco ci sta una sala per registrazione dei dischi, tutti i gruppi musicali possono andare a registrare, altri due grandi ambienti, uno destinato secondo me al conservatorio, un altro a tutte le scuole di ballo che ci stanno. A fianco c'è ancora un altro grandissimo spazio che vorremmo utilizzare per una biblioteca che dovrebbe in parte sostituire quella che fu chiusa qualche... L'ex ISPES. L'ex ISPES, non sappiamo che libri che fine hanno fatto, ma ovviamente integrarla. E a fianco, questo è tutto il primo piano, diciamo, no? La galleria commerciale invece, quella deve essere utilizzata come attività commerciale, perché attraverso i fondi che arriveranno, i canoni che arriveranno dalle attività commerciali, bisogna far funzionare il resto della struttura. Sopra ci sono 800 metri di ufficio, 800 metri di ufficio già costruiti, una parte serviranno per gestire proprio l'auditorium, tutta la struttura, ma il resto è a disposizione dell'università. Cioè l'università avrà, oltre a quella biblioteca, che sarà una biblioteca importante, e ci sarà anche gli uffici dell'università. Sopra c'è un roof garden con, penso che saranno... Io l'ho visto. L'ha visto quello? Oh, e a fianco ancora ci sta quella struttura dove si possono fare rappresentazioni teatrali, c'è già la specie di anfiteatro già costruito. Migliaia di posti lassù, quindi praticamente quella si potrebbe organizzare gli spettacoli all'aperto, le serate di estate. Può diventare quindi un centro multifunzionale. Quello è un centro multifunzionale, è un centro culturale, è un tempio della cultura, secondo me. Questo deve essere un polo di aggregazione e deve servire non soltanto a Isernia, perché quello non nasce soltanto per Isernia, quello nasce per tutta la provincia. Dietro il palcoscenico ci sono dei locali, questi verranno, se dovessi essere io, destinati alle compagnie teatrali che stanno su Isernia, ai gruppi musicali che ci stanno, potranno lasciare là, andare a fare le prove, tutto là. Come sarà ricompensato il comune? Loro dovranno fare degli spettacoli, anche delle associazioni, che vogliono mettere a Palazzo Iadopi, che non è di proprietà del comune, quindi non vedo come si possano mettere se non decide la regione di darlo. Ma noi invece ce l'abbiamo già quello. Dare le associazioni merlettai, nelle associazioni culturali e artigianali che stanno lì,
avranno una loro presenza fisica, potranno fissarli i gruppi teatrali. Per esempio, l'idea mia qual è? È di far fare una serie di rappresentazioni, a titolo gratuito vengono dati, però come viene ricompensato il comune? Loro devono assicurare una serie di spettacoli che devono dare a prezzo politico e la gente deve venire dalle borgate, dai comuni vicini, perché quella è una struttura che non riguarda solo i Semi, certo, ma riguarda l'intera provincia. Ecco, quali sono secondo lei i grandi limiti che ha la città di Isernia e che cosa lei, una volta se riuscirà ad essere eletto sindaco, cosa farà per superare questi gap che ci sono? Allora, a mio avviso i grandi limiti sono dei limiti di carattere strutturale, cioè nel senso che manca praticamente... Io faccio un'idea, sì, che mi ero parlando, sì, proprio con un mio carissimo amico, sì, manca forse Isernia un marketing proprio turistico territoriale, cioè far capire quali sono le vere potenzialità che Isernia e sulle quali puntare. Sono infinite praticamente, perché io sono uno che ha girato un po', insomma, e devo dire che trovare un territorio come quello, ma non solo della provincia di Isernia, tutto il Molise, ma soprattutto la provincia di Isernia, con l'Alto Molise, con la Valle del Volturno, noi abbiamo una potenzialità enorme, non dobbiamo fare niente. Mentre per fare una fabbrica ci vogliono milioni di euro, ci vogliono i finanziatori, ci vuole tempo, l'autorizzazione. Il turismo ce l'abbiamo già, ce l'ha regalato la natura, abbiamo già tutto meraviglioso. Abbiamo avuto la fortuna, quella di non avere grandi numeri come abitanti. Abbiamo un ambiente meraviglioso, dal punto di vista enogastronomico penso che sia uno dei posti dove si mangia meglio in Italia. Abbiamo paleolitico, abbiamo tutto, Isernia. Quindi Isernia dovrebbe assumere un ruolo, diciamo, strategico, da occupare proprio nel contesto di tutta, certo, la provincia. Certo, non è soltanto, deve prendere proprio quel ruolo Isernia. Ma tornando un po' alla domanda di prima, quali sono le carenze? Le carenze sono, secondo me, in questo momento strutturali, nel senso che in che senso? Manca, per esempio, una rete ferroviaria e anche dei collegamenti stradali che siano all'altezza della situazione. Cioè non è possibile, io vado a Roma al Consiglio Nazionale Forense, vengono i colleghi che vengono da Torino, da Milano, vengono là con l'alta velocità, 2 ore e mezza, stanno a Roma, 3 ore stanno a Roma, dice ma quanto tempo in piedi? Il problema è arrivare ai per arrivare dai Semi, non riescono a capire la realtà. Insomma, però per fortuna devo dire che adesso il primo tratto, sapete, lo stanno elettrificando, guadagneremo qualche mezz'ora, 20 minuti, è già qualche cosa. In un'ora e 40 si potrebbe raggiungere Roma, insomma. È già qualcosa. Con il lotto zero, per esempio, quello sarà la svolta, perché al di là delle sciocchezze che il comitato chiede ai candidati di prendere una posizione. Qual ma è che la sua posizione? Di esprimere la sua ma assolutamente, l'opinione. Io sono strafavorevole, non favorevole. Il lotto zero è un progetto che non riguarda soltanto Isernia, è un progetto che viene da lontano. Quella è una infrastruttura stradale che è stata immaginata 30-40 anni fa, insomma, no? È chiaro che deve collegare Tirreno e Adriatico, mi sembra veramente chiaro. È come se noi avessimo deciso di fare una strada che va da Pescara a Napoli, poi arriviamo a 4 km da Napoli e diciamo no, qua non devi, non lo devi fare. Ma sapete qual è il punto? Che la strada già è costruita. Oggi i camion, oppure anche il traffico pesante, se deve passare, vuole fare il tratto da sotto deve Miranda, passare dentro i Semi. Deve passare dentro i Semi. Quindi provoca inquinamento. Cioè, invece, aperta questa sta pretella, saranno 7 chilometri e mezzo, tutti, invece di passare per Rocca Ravindola, passeranno per qui. Per Isernia, ma non entreranno nel centro abitato, e questa è la salvezza, cioè entreranno, passeranno fuori, chi, qualche turista che vorrà entrare a vedere per curiosità che cos'è Isernia, lo potrà fare, quindi c'è solo da guadagnare, ma niente da arrivare. Oltretutto, ma veramente io quando sento dire, ma qua l'impatto ambientale, la via, ma sono 16 anni, ma secondo questi soloni, ma è mai possibile immaginare che si faccia un'opera del genere senza che siano stati fatti tutte le autorizzazioni di questo mondo? Ma sono stati fatti scavi, sono stati fatti accertamenti, i sondaggi li hanno fatto poco tempo fa. Perché adesso, per fortuna, è stato nominato il commissario, come hanno fatto per il ponte di Genova, sono stati sbloccati, finalmente adesso i lavori partiranno. Tra un po' inizierà il disboscamento del tratto. Adesso partiranno i lavori, ma sono 140 milioni di euro che vengono spesi qua.
significa che per 5 anni le nostre maestranze, la città si arricchirà, a prescindere da tutto il resto, insomma, se proprio volessimo fare il discorso. Ecco, qualche domanda per far conoscere un po' il personaggio Melogli. Tre doti che ritiene di possedere per amministrare nel modo migliore. Allora, secondo me, data la situazione che c'è, sia nella città di Siena, sia nel comune di Siena, le doti che deve avere un candidato sindaco sono innanzitutto l'esperienza, perché ci vuole esperienza. Poi ci vuole un po' di cultura giuridica, perché ci vuole cultura giuridica in questo momento. Non guasta mai, ma quando si deve intervenire con provvedimenti amministrativi, in procedimenti amministrativi, un po' di cultura giuridica non guasta. E poi io ho la moderazione, io sono un tipo moderato, non sono uno di quelli che va là con la spada a tagliare le teste, cercherò invece di trovare delle soluzioni che siano ragionevoli, concordate con tutti. Vedete, noi siamo una pianta organica comunale che oggi veramente è terribile, cioè si rischia che a fine anno ci siano 84 dipendenti, non saranno 84, saranno 90. Ma quando io sono andato via ce ne stavano 150, adesso ce ne sono 90. Ma voi pensate davvero che arrivano i soldi e i progetti, chi li fa? Li faccio io, li fa lei, chi li fa? Ci vuole qualche uno che li fa i progetti. Cioè, è facile parlare. Questo problema? Allora, come penso di ovviare? I soldi potrebbero arrivare. No, i soldi probabilmente arriveranno se si riusciranno a fare i progetti, se si riusciranno a fare dei progetti che siano compatibili con quelle che sono le indicazioni che vengono dall'Europa, col PNRR. Allora cominciamo col dire che, a parte la digitalizzazione che va fatta, a parte gli investimenti per ridurre i costi energetici, per migliorare la qualità dell'ambiente, della vita, a parte questo, noi abbiamo 4 progetti, 4 parchi, 2 sono stati già progettati, il parco del fiume Sordo e Carpino, l'abbiamo lasciati noi già fatti, ma nessuno li va a vedere, perché proprio quel fatto di mancanza di continuità dell'amministrazione, quello che è stato fatto prima non conta più, lascialo stare che l'hanno fatto quelli di prima, che sono i nostri nemici. Quindi lo riprenderà? È certo che lo riprende, stanno già là, sono i parchi dei fiumi Sordo e Carpino, a fianco ci viene il parco del Paleolitico e poi c'è il parco dell'Annunziatella, che è una cosa un po' a parte, ma questi 3 sono 3 parchi e sono contigui, perché vanno dal Paleolitico fino a sotto all'Auditorium. Ecco per quale motivo, già progettati, già prevista nella variante generale del piano regolatore, quando abbiamo approvato, abbiamo già immaginato che là ci dovessero venire dei parchi, quindi abbiamo fatto una destinazione urbanistica che sia compatibile proprio con questi parchi. Queste cose, se uno non le sa, ma è un valore aggiunto tenere un po' di esperienza e una conoscenza di quella che è la realtà, oppure dobbiamo credere soltanto alle, non lo so, ai bei programmi che chiunque può copiare su internet? Ecco, ma oggi, qual è oggi la difficoltà maggiore nell'essere sindaco? Allora, non so, sicuramente avrà sentito parlare, voi fate i giornalisti, quindi si sente parlare ogni tanto di scudo penale. Vedete, è una cosa rischiosissima, fare il sindaco è una cosa rischiosissima, anche perché c'è una sorta di responsabilità oggettiva che è esclusa dal nostro ordinamento, però per i sindaci esiste. Hanno fatto una legge Bassanini all'epoca in cui hanno detto la gestione, l'indirizzo politico degli amministratori, però in effetti chi è che sono i dirigenti. Ora, quando è così accade il più delle volte, però poi quando si tratta di responsabilità penali si va al sindaco, responsabilità contabili si va al sindaco, ma noi, veramente il sindaco dovrebbe sapere solo leggere e scrivere, non posso essere responsabile di cose che fa la struttura, però guarda caso alla fine si risale sempre alla parte politica, perché c'è una sorta di prevenzione, si è prevenuti nei confronti di questa categoria, sembra chissà che oggi fare il sindaco deve essere un eroe per mezzo a fare il sindaco. Parliamoci, è veramente una cosa molto complicata. Ecco, ma lei c'ha un politico di riferimento anche del passato e perché? In modo più assoluto, a me viene da ridere quando sento dire tu sei di questo, sei di... io non sono mai stato di nessuno, sono mio e basta, e casomai sono a disposizione della città di Siena, nel modo più assoluto. Allora non ho politici di riferimento, però certo
se io devo guardare, sento pure la televisione, sento che cosa dicono i politici, sento, mi rifaccio se possibile a quei politici della mia area politica, mi sembra chiaro, mi sembra logico, cioè è una scelta anche ideologica, però non su tutto per esempio, perché per certe cose posso essere d'accordo anche con qualcosa che dice la sinistra, con quello che dicono i 5 Stelle no. Ecco, ma una domanda vorrei fargliela anche sull'ospedale di Isernia, perché in questi giorni di campagna elettorale se ne sentono di tutti i colori. Chiaramente i suoi avversari politici hanno puntato il dito sul POS che priverebbe il veneziale di alcuni reparti. Una replica da parte sua ma, è doverosa. Certo. Si rischia davvero di perdere questi posti all'ospedale veneziale? Per me no, veneziale. Nel modo più assoluto. Ma il posto, lei lo sa benissimo, è stato adottato dalla regione. Ma questo posto non l'ha fatto certo Tomo, parliamoci, non l'ha fatto certamente il presidente della giunta regionale attuale. Ma l'hanno fatto i commissari che ci stavano prima. È un posto che riguarda un triennio, 2018-2021. Sì. Cioè non è che si può lasciare, una volta che viene nominato commissario Toma, il presidente della giunta, anziché Giustizia, qualcuno lo dovrà pure approvare, perché non è che si può lasciare 3 anni scoperti. È chiaro che sarà adottato questo, ma questo provvedimento non dice che vengono soppressi dei reparti, non dice nulla, ma questo è il problema, questo non significa che vengono soppressi, significa proprio il contrario, che vengono lasciati e so, perché io poi ho telefonato al presidente Toma e gli ho chiesto di fare chiarezza, insomma, e ha fatto una conferenza questa stampa. Volta però il numero telefonico chi gliel'ha dato? No, veramente si è procurato lui il mio numero di telefono, che mi ha telefonato una sera con grande mia meraviglia, perché non sapevo, non lo tenevo. Sentito quindi? L'avevo sentito qualche volta, però non tenevo il numero di telefono. Mi ha chiamato una sera e mi ha detto, guarda, qua sta succedendo la fine del mondo, perché dice che tu togli 3 reparti, ma non è vero niente. Fai una conferenza stampa e spiega. E so che ha spiegato, non so se c'è qualcuno di voi che è andato a questa conferenza stampa. L'abbiamo seguita, sì. Bisogna integrare. Ma poi che cosa ha fatto? Ha fatto anche di più, è venuto all'ospedale veneziale di Isernia, ha convocato tutti i primari e si è parlato per 4 ore di seguito. Qualcheduno, e gli ha spiegato tutto nei minimi particolari, cioè sostanzialmente, poi qualcheduno che praticamente di questi primari che a prioristicamente aveva già deciso che questo non è possibile, se n'è andato a una certa ora, se n'è andato mentre parlava, perché se n'è andato. Ma gli altri sono rimasti tutti là e da quello che io so, perché ho parlato con qualcuno di questi primari, hanno detto che si sono tranquillizzati, i reparti non verranno toccati, nessuno dei 3 reparti di cui si parla. Verranno addirittura potenziati e da quello che è stato detto dal Presidente e dal Commissario, nel nuovo PNR, nel nuovo POS, saranno previsti, ma sono fondi che arriveranno probabilmente, non so dove, penso che col PNR. Nel PNRR ci sono dei fondi della sanità. 100 milioni saranno destinati al veneziale e altri 100 milioni al San Timoteo. Il veneziale diventerà dea di secondo livello come San Timoteo. Il Cardarelli, il primo livello, cioè quello più importante, certi tipi di interventi si faranno solo al Cardarelli e saranno assunte 900 persone. Ecco, io mi sono tranquillizzato. Poi se uno per forza vuole vedere, certo però non dipende da me, capite bene. Una domanda vorrei fargliela sul problema molto sentito, anche sì. se ne parla poco. Il problema dei disabili, delle barriere architettoniche della città di Isernia, lei come si muoverà? Allora noi ci siamo già mossi all'epoca, perché all'epoca prevedemmo con un deliberato del Consiglio Comunale, proprio se non sbaglio, dell'aprile 2010, qualcosa del genere, prevedemmo di fare che cosa? Di prendere il 20% dei soldi che ogni anno arrivano per le contravvenzioni e di destinarle in un progetto in itinere sostanzialmente che si chiama Barriere Zero. Cominciamo con il primo anno, penso che fosse anche l'ultimo anno, il penultimo anno in cui stavo a Palazzo San Francesco, e facemmo il tratto che va dalla stazione ferroviaria fino all'INPS, via 24 Maggio, quel tratto là fu sistemato. Ma
La nostra intenzione era quella ogni anno di prendere una parte di questi fondi e di utilizzarla proprio per eliminare tutte le barriere architettoniche. Cioè è una cosa incredibile, non è possibile che nel 2021 ancora ci debbano essere delle persone che non possono accedere, ma insomma è una cosa veramente assurda. Quindi è un impegno veramente che deve essere ripristinato quel sistema di prima, perché altrimenti ogni volta bisognerà fare una delibera e decidere. Invece lì c'è un piano vero e proprio, è automatico, ogni anno si prendono quei fondi là e vengono destinati per le barriere architettoniche. Per eliminare le barriere. Senta, avvocato, la partita si giocherà anche sul centro storico. Sì. Lei che cosa... la vita notturna funziona forse anche eccessivamente, però quello è un luogo della città che va reso insomma vivibile anche durante il resto della giornata. Cosa in mente? Grazie questa domanda, perché uno dei primi incontri che ho fatto con i miei competitor è stato proprio sul centro storico. Era un incontro sollecitato da alcune associazioni che operano nel centro storico, perché appunto non è che un'associazione, ma ognuno vuole delle cose diverse. Quelli dei ristoratori vogliono che stai aperto fino a quelli e gli altri vogliono che non ci sia. Insomma, praticamente bisogna mettere d'accordo vari anni. Io ho cercato di ricordare a loro che se c'è qualcuno, oggi si parla del centro storico, ma quando sono entrato io a Palazzo San Francisco ci stavano ancora le transenne vicino ai fabbricati, forse se lo ricorderà. Assolutamente, io abito nel centro storico. Abbiamo liberalizzato tutto. Abbiamo liberalizzato tutto, non si poteva aprire neanche il Grapes. È stato il primo vero di fronte a casa sua, lei lo dovrebbe sapere. Sì. Il Grapes mi accompagnò Tony, proprio Luciano Sposato in comune, per dirmi: guarda che questa aprire, sta ristrutturando tutto, ma non può aprire perché non c'è la licenza. La licenza non c'era, non si poteva rilasciare perché era contingentato tutto, nel senso che gli abitanti si erano trasferiti tutti a San Lazzaro, quindi non ci stavano più e non si poteva aprire niente. C'era un'unica licenza, ce l'aveva un altro ristorante che stava chiuso da 2 anni e voleva 70.000 euro per questa licenza. Noi diciamo liberalizziamo tutto e ho liberalizzato tutto dopo 10 giorni, ha fatto un provvedimento che ha liberalizzato tutto da Piazza Carducci fino alla fine, quindi diciamo che un poco sono responsabili di questo fatto, però abbiamo fatto pure un'isola pedonale a Piazza Celestino V e con tanta gente che si lamentava perché volevano che le macchine passassero là, che ci fosse il parcheggio. Penso che abbiamo fatto una bella cosa per la città di Senia. Abbiamo preso Palazzo da Bollonio, abbiamo fatto la ZTL, oggi mi vengono a dire che vogliono la ZTL, ma non l'abbiamo fatta, l'abbiamo messa in funzione, è stata levata da quelli che sono venuti dopo di noi. Vogliono la videosorveglianza, noi l'abbiamo cominciato allora. Il parcheggio selvaggio lì giù. Allora io sono sceso anche queste sere. Sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica, veramente era una cosa, cioè, tantissima gente, roba gente. Fatto altri positivo, non per c'è. Carità. Fatto positivo che ci sia molta gente. Certo, ci mancherebbe, però vanno, allora, è un fatto di civiltà. I bagni pubblici ci vogliono, sicuramente ci vogliono i bagni pubblici, però rendiamoci conto di una cosa, cioè, questo è un fatto di civiltà. Cioè, se fino alle 2 di notte, se stanno aperti i bar o i ristoranti, gli avventori, gli utenti, possono andare al bar, al ristorante. Chiaro, dopo le 2 di notte i bagni pubblici sono chiusi e allora c'è il rischio di non risolvere il problema, a meno che i bagni pubblici non vengano messi da privati in strutture, e anche un business potrebbe essere, e vengono tenuti aperti pure di notte, perché insomma altrimenti il problema non lo risolviamo. Ecco, ma voi lo sapete che il parcheggio multipiano che sta su via occidentale l'abbiamo dovuto chiudere perché non ci andava neanche un'anima? Eppure stanno 200 posti macchina là, 200 posti macchina, nessuno. E anche al coperto, è al coperto, e anche al coperto, dico. Anche al coperto, ma non ci andava nessuno. Ci avevano portato 2 o 3 materassi, ci andavano a drogare lì sotto. C'è stato un nostro concittadino che è morto là sotto, lei lo ricorderà di sicuro, sì, sì. Perché abitava vicino a casa sua, probabilmente, è morto lì sotto. Allora noi abbiamo preferito chiudere e metterci in deposito del materiale comunale. Ecco, nel centro storico bisogna mettere un po' allora, diciamo a puntino tanti aspetti, allora, anche il problema della farmacia che esiste lì al bar. Certo, cioè, ma quello è un altro problema. Cioè lei soffre, il problema è che quando si chiude il traffico lei deve dare delle bombole di ossigeno. Appunto. Bisogna trovare anche, venire incontro, certo. Allora trovare una soluzione. Io avevo fatto un comitato per il centro storico, ma io sono stato il primo a fare queste cose. Ho fatto il comitato per il centro storico, come si fatto
fatto il comitato per le borgate, ho fatto il comitato per San Lazzaro. Quando negli anni in cui ho amministrato ho cambiato un po' l'organizzazione. Io ho fatto non l'assessore, l'ufficio assessorato, ho messo l'assessore e due consiglieri che dovevano coadiuvare l'assessore. Io penso che è un esperimento che deve essere, che deve continuare, perché soprattutto in un momento in cui manca il personale è necessario che ci sia qualcheduno che in qualche modo supplisca a questa carenza organica e dia una mano a risolvere il problema, perché altrimenti è difficile. Siamo quasi in conclusione. Sì, qualche altro minuto e sì. Abbiamo concluso. Bene, una domanda, poi farla tranquilla. La possibilità di fare qualche altra domanda. Ecco, avvocato, chi dice che insomma l'avvocato Melogli ha una certa età e quindi magari non ha più stimoli perché servirebbe molta determinazione sì. Per portare a casa dei risultati importanti, anche perché il momento è storico, visto che con il PNRR ci saranno risorse, dunque Isenef veramente potrebbe cambiare volto. Ecco, lei sì. Chi cosa risponde? Beh, io gli anni non li posso nascondere, mi sembra evidente, no? Però insomma capisco che il comune di Isenef è molto difficile da gestire, però io ho l'età di Draghi, ho l'età di Trump. Ho 3-4 anni meno di Biden, poi se è più difficile gestire il comune di Siena, organizzarlo, alzo le mani, certo, gli Stati Uniti d'America sono una cosa così, insomma, niente. Io penso che certe volte nell'antica Grecia gli anziani erano obbligati a interessarsi alla cosa pubblica, proprio perché si presume che abbiano qualche esperienza in più e forse anche qualche capacità di mediare più di altri. Insomma. Io penso che invece può essere un valore aggiunto il fatto di avere un'esperienza e soprattutto di non avere delle finalità politiche, perché io lo faccio, se dovessi farlo, lo faccio soltanto nell'interesse della città, io non c'ho niente da guadagnare. Ci posso soltanto non devo fare carriera politica, non so se mi devo spiegare, il mio è un impegno civile, è solo per cercare. Mi sembrava brutto deludere le aspettative di quelli che mi chiedevano di entrare di nuovo in campo, non so se mi sono spiegato, poi può darsi pure che insomma, non riesco a fare nulla, vabbè, ma questo è il caso forse di provare. Ecco, ma qual è il messaggio che lei vuole lanciare agli elettori a 9 giorni dal voto? Allora, di non credere troppo facilmente alle promesse elettorali, perché fare promesse nei programmi elettorali è facilissimo, ma amministrare è una cosa difficile. È una cosa difficile che richiede esperienza, moderazione e richiede un impegno quasi missionario, perché di questo si tratta. Allora, insomma, io direi che io sono forse l'usato sicuro. Bene, noi abbiamo dato la possibilità a lei, come l'abbiamo data anche agli altri suoi competitor, di parlare da solo, quindi esprimere tanti concetti, cosa che certamente non può essere fatta quando c'è un confronto diretto. Ma io ringrazio di questo, perché così l'abbiamo fatto chi ha fatto qualche cosa può spiegare, il resto sono bene. Intanto, belle promesse. Venerdì prossimo ci sarà il faccia a faccia con gli altri candidati per il gran finale qui negli studi di Le Regioni. Intanto la ringrazio per essere stato con noi. Grazie. E ringrazio grazie a te, Pasquale, per direttore invito. Pierluigi Boragine. È stato un privilegio farmi intervistare da due giornalisti del vostro del vostro calibro. Bene, grazie a Melogli. Ed ora, tra poco, dopo la pubblicità, qui nei nostri studi ci saranno i tre consiglieri, aspiranti consiglieri comunali di rispettive aree, quindi Franco Mastronardi, Mino Bottigliere ed Oreste Scurti. A tra poco e di nuovo grazie a Gabriele Melogli. Di nuovo con Conto la Rovescia, seconda parte. Come abbiamo anticipato, sono presenti nei nostri studi tre candidati consiglieri comunali di rispettive aree, quindi tre consiglieri collegati con i tre sindaci. Il primo è Mino Bottiglieri del Movimento 5 Stelle, ma naturalmente appoggia il candidato sindaco Piero Castrataro. Buonasera. L'avvocato Oreste Scurti, candidato consigliere, appoggerà il candidato sindaco Cosmo Tedeschi. Buonasera anche a lei. E infine, buonasera. E infine, ecco qua. Buonasera. Buonasera. Salve. E infine abbiamo l'avvocato Franco Mastronardi, che è espressione della lista collegata con Gabriele Melogli. Allora, Mino Bottiglieri, sono trascorsi già quasi 3 settimane dall'inizio di questa campagna elettorale, che idea si è fatta? Ma per noi del Movimento 5 Stelle, prima di tutto, è un'esperienza nuova,
Per la prima volta, e soprattutto in Molise, abbiamo provato a fare una scelta diversa, che non era quella di presentarsi da soli, ma di entrare in una coalizione. Ovviamente la scelta è stata dettata esclusivamente dal punto di vista della coincidenza degli obiettivi, quindi una volta manifestato l'interesse da parte di tutti di avere degli obiettivi principali, quali l'ambiente, la sanità pubblica, la riqualificazione energetica, tutte queste cose che appartengono ad un'area progressista, non c'è stato dubbio a scegliere prima di tutto un asse portante che era quello del Movimento 5 Stelle accompagnato dal PD. E poi costellato da una serie di liste civiche satelliti che hanno contribuito enormemente anche alla composizione della lista. Quindi tutto questo gruppo che si è formato ha espresso con tutta la calma possibile la figura di Piero Castrataro quale rappresentante della nostra coalizione. È vero, la campagna elettorale è cominciata da 3 settimane. È una campagna che, devo dire la verità, oltre ad essere diversa per noi, è anche una campagna che ci dà tante risposte positive. Le riscontriamo perché quando parliamo con le persone alle quali umilmente chiediamo il voto, proprio per le cose che ci siamo detti in precedenza, ci rispondono in maniera positiva. Hanno molta fiducia del nostro candidato sindaco perché si è espresso in questi giorni con tranquillità, con pacatezza, con efficacia, con temi precisi. E quindi il riscontro è molto molto importante. Poi avremo nei prossimi giorni, e proprio oggi avremo Giuseppe Conte. È arrivato anche Conte a Isernia proprio nel pomeriggio, quindi esatto. Avete avuto modo anche di esatto. Constatare di persona Conte, che però a proposito poi farò anche una domanda su Conte. Comunque l'afflato attorno a Conte c'è stato, quindi Conte è una garanzia e soprattutto gode di una stima incondizionata da parte di molti italiani, perché comunque ha svolto un lavoro esemplare da Presidente del Consiglio. Ecco, Oreste Scurti, 20 giorni sono passati, lei però è passato dal Movimento 5 Stelle a una posizione un po' autonoma, diciamo. Perché questa sua scelta politica? In molti vorrebbero saperla. Perché lei ha lasciato, è stato uno dei primi a credere nel Movimento 5 Stelle per poi lasciare questo movimento? Io l'ho spiegato tante volte, forse una di queste anche in una sua trasmissione di qualche tempo fa. Proprio per ho lasciato meglio specificare il Movimento 5 Stelle perché io ho aderito al Movimento 5 Stelle del primo statuto. Quando mi sono reso conto che il Movimento si è allontanato da quello statuto e ha attuato una politica completamente agli antipodi, allora ho deciso di andarmene, ho deciso di farlo e penso di non aver sbagliato, perché noi inizialmente avevamo detto che non ci saremmo alleati con nessuno. Poi dopo, vabbè, non è l'alleanza di per sé che crea la dissonanza, però mi rendo conto che quando si è stati al governo con il PD, ora per dirne una, e che poi dopo 5 Stelle e PD governativi, 5 Stelle e PD regionali, insomma, hanno fatto una politica che poi ha portato, e questo è sotto gli occhi di tutti, che ha portato alla nomina di Toma, cioè vale a dire la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha votato Toma come presidente, come commissario della sanità pubblica. Questo è stato un allontanamento, cioè non è stato questo perché è avvenuto soltanto negli ultimi tempi, questa è stata una delle ragioni per le quali non ho aderito alla compagine, diciamo, con la quale stavo anche parlando, però dal punto di vista civico, per una lotta che riguardasse il comune, quindi la competizione elettorale, quella che si... E perché ha deciso poi di confluire su tedeschi? Un motivo... Ho deciso questo proprio perché il tradimento sulla sanità pubblica che c'è stato grazie a questo provvedimento negativo, molto negativo per il Molise, che vede Toma come commissario ad acta della sanità stessa, invece da quest'altra parte abbiamo una coalizione che ha una propensione al 100% e determinante per la sanità pubblica, cioè siamo esclusivamente per questo. Abbiamo combattuto per questi ideali, non vedo come mai ora io me ne debba discostare, cioè quando vedo la cosiddetta mala parata, cioè non è che faccio politica a tutti i costi con qualcuno perché c'è uno spirito che deve essere, se vedo che non collima col mio ideale è chiaro che me ne vado. Avvocato Mastronardi, che aria aspira secondo lei? Sicuramente io sono candidato in una lista che appoggia Isernia Migliore, che appoggia l'avvocato Melogli, e il ritorno di Melogli all'impegno diretto come sindaco dopo l'esperienza decennale che ha avuto come candidato del centrodestra ufficiale è un fatto sicuramente positivo, specialmente in questo clima di grande antipolitica
Ecco, intanto la fermo perché non è partito ecco, è partito adesso, però arrivato a un certo punto sì. Lei ha parlato già un bel po', quindi la interromperò. Va bene, tranquillo, sì. Per correttezza nei confronti di anche degli altri sì. Suoi compagni. Quindi praticamente il ritorno sulla scena politica di un personaggio come Gebre Melogli è sicuramente molto importante perché c'è molta differenza verso la politica nazionale, regionale e anche a livello locale. Melogli rappresenta qualcosa di più di una semplice designazione, non è un politico di carriera, non è un politico legato al sistema partitico, è un politico che si è impegnato, si impegna da tempo per la nostra città e quindi credo che sia una delle migliori garanzie che si può proporre in questa fase storica di Isernia. Dobbiamo sempre ricordare che stiamo parlando di una ordinaria elezione amministrativa comunale dove è inutile innescare troppi argomenti, come stava dicendo prima il collega avvocato. Per quanto attiene alla sanità, non possiamo far diventare le comunali di Isernia una forma di referendum pro o contro Toma. Sono argomenti che interessano fino a un certo punto. Perché? Perché gli abitanti di Castelromano, della Semina o di un'altra frazione di Isernia o del centro storico, di questi argomenti fino a un certo punto possono essere interessati. Ci sono altre questioni che hanno un'assoluta priorità. Bene, allora, a 10 giorni dal voto la partita è molto aperta. Chi andrà al ballottaggio? Chi sarà terzo? È proprio l'incubo proprio di finire terzi attanaglia i tre candidati a sindaco. Con Melogli voi vi sentite tranquilli? Diciamo che in effetti la sinistra ha compiuto un'operazione molto positiva. Si presenta unita a questa scadenza. Soltanto che la scelta del candidato appare una forma di abdicazione, cioè è strano che la sinistra isernina non abbia individuato a livello locale, nel personale locale che c'ha, un candidato degno di concorrere alla elezione a sindaco. È un limite, è inutile a dire, al di là dell'aspetto diciamo della unità c'era bisogno che si rimanesse nell'ambito locale e c'erano personaggi che potevano sicuramente concorrere contro Melogli, faccio riferimento a Sposato, alla stessa D'Achille, altri colleghi avvocati che militano a sinistra. Insomma, c'era sicuramente un personale della sinistra che poteva concorrere contro Melogli. Oltretutto, ciò favorisce senz'altro Melogli, che sta recuperando molti consensi proprio in quella sinistra moderata impiegatizia che caratterizza la vita sociale di Isernia. E voi state, come vi sentite? Cioè il vostro sentore qual è? Noi riteniamo che ci siano tutte le premesse per un successo al primo turno, chiaramente è un mio desiderata, essendo io candidato con Melogli, ma logicamente dai riscontri che facciamo girando per Isernia abbiamo notato che verso Melogli, anche in virtù del suo grande afflato umano e politico, c'è un consenso veramente straordinario. Ecco, lei se dovesse, diciamo così, esprimere un desiderio in questo momento, che si sentirebbe di dire anche ai suoi lettori, insomma? Ma penso che sentimento proprio di vicinanza. Melogli è la migliore scelta che ci sia attualmente, con tutto il rispetto che meritano gli altri candidati, però penso che lo spessore politico e professionale di Melogli in questa circostanza, in questa scadenza elettorale, sia veramente superiore a quello di altre persone. Ecco, ecco Scurti, a questo punto fra i tre candidati a sindaco chi finisce terzo diciamo esce un po' con le ossa rotte da questa campagna elettorale. Lei che sentore ha riguardo sui tre candidati a sindaco? Allora, io sono convinto che noi abbiamo grandissime chance, grandi possibilità. Questo perché facendo campagna elettorale mi sono reso conto, parlando con le persone, che la gente ci sostiene, ma ci sostiene proprio perché si parla dei temi, quindi contrariamente a quello che ha detto il competitore elettorale un attimo fa, cioè sono i temi, sono la cosa fondamentale. Cioè noi quando parliamo di sanità pubblica, chiaramente tutti quelli del gruppo, tutti noi ci siamo sempre battuti e non ci sono delle contraddizioni in tal senso. Questo anche per quanto riguarda gli altri temi, cioè noi abbiamo anche dei competitori elettorali, se vogliamo, è campagna, quindi lo devo dire, che
hanno delle lacune enormi sotto questo profilo, perché chiaramente un Meloni che ha amministrato una città per 10 anni e non l'ha cambiata, non penso, non vedo e come possa cambiarla in questa consigliatura, oppure come si possa pensare, insomma, che qualcosa di meglio possa avvenire. Per quanto riguarda l'altra lista, non voglio criticare nessuno, sono semplicemente delle constatazioni. Noto che sui temi, insomma, ci sono delle carenze molto, molto, molto... L'altra lista, quella riferita a Castataro? Quella di Castataro, sì. Perché quando vengono sui temi, apparentemente ne parlano bene, sembra pure, cioè non è parlare bene in italiano che serve a scandire un programma, sono i contenuti. Ieri ho sentito parlare dell'8-0, stavano parlando dell'8-0 e hanno detto: noi faremo questo, 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 una serie di provvedimenti. I provvedimenti amministrativi all'8-0, nell'8-0 sono finiti. L'8-0 o si fa o non si fa, ma si fa. E allora io dico, non bisogna raccontare alle persone in un italiano corrente delle corbellerie, perché ormai quella procedura è finita. Quindi raccontare e subire a questo punto degli applausi su temi che non possono essere trattati in questo modo, i cittadini lo devono sapere, cioè siamo stanchi di vederci raccontare continuamente le stesse bugie da persone che si dipingono nuove e che in realtà poi dopo ci raccontano le stesse cose stravecchie, come hanno sempre fatto e come sempre sarà. Quindi non vi fidate di queste cose, perché è sbagliato quello che si è detto, sia dal punto di vista amministrativo che politico. Mino Bottiglieri, 5 anni fa voi avete presentato per la prima volta la lista, vi siete presentati, però allora era il periodo in cui tutti si erano invaghiti del Movimento 5 Stelle, avete avuto un grosso successo anche a livello di Parlamento italiano, poi a distanza di poco tempo, di un anno, i consensi sono dimezzati. Ed ora addirittura Conte lo chiarisce nelle sue varie tournée che sta facendo in giro per l'Italia, che sostiene che il test delle elezioni comunali non è un test politico, altrimenti lui ha paura che il Movimento 5 Stelle perda ancora consensi. Il suo umore qual è attualmente? Ma due cose. Partiamo dall'ultima. Le elezioni territoriali ristrette ai comuni sono pur sempre un test nel quale non prevale un'ideologia, ma prevale la compagine. Prevalgono le persone, prevalgono i volti e la serietà delle persone che la compongono. Quindi andrei lontano da quelli che sono le percentuali che vengono date nei sondaggi. Anche perché poi, se vogliamo fare una precisazione proprio sulla prima parte della domanda che lei mi faceva, nel 2016, quando noi ci presentammo al Comune di Isernia, il Movimento 5 Stelle non aveva ancora avuto il boom che poi ha avuto successivamente nel 2018, che ci ha portato... Ma già l'aria tirava a vostro favore a quei tempi. Ma le percentuali erano simili a quelle di oggi, eravamo intorno al 15, 16, 17, si viaggiava tra il 15 e il 20%. Quindi voi sperate di riconfermare quel trend del 2016, 15-20%? Noi ci auguriamo di fare molto di più e lo sentiamo anche dalle persone che ce lo dicono, che hanno apprezzato tantissimo la nostra azione in Consiglio Comunale. Noi siamo stati sempre uniti contro un determinato sistema di impoverimento del Comune, che oggi vede candidati nelle altre due liste, nelle altre due coalizioni, tutti gli uscenti del Consiglio Comunale, che hanno fatto delle scelte sostanzialmente scellerate dal punto di vista proprio delle casse comunali. Poi sentivo parlare anche di sanità, non so se sarà un argomento successivo, ma non posso di certo sentirmi parlare, a parte che la coalizione di Meloni non ha discusso minimamente di sanità, perché comunque ha Toma come sponsor, ma nemmeno l'altra parte posso sentire parlare di sanità avendo uno sponsor come Iorio, che è stato anche lui commissario alla sanità e non ha risolto di certo le criticità della nostra sanità. Quindi chi è a difesa della sanità possiamo essere solamente in questo momento noi, ma io direi che più che noi dobbiamo essere noi cittadini. Ecco, il nuovo corso del Movimento 5 Stelle è iniziato con Conte, che però non viene condiviso da tutta la base del Movimento, soprattutto a livello del Parlamento italiano. Che futuro vi attende? Allora, il futuro è ancora tutto da scrivere. Noi abbiamo i nostri pilastri, abbiamo i nostri capisaldi, che sono sicuramente l'attenzione ai temi sociali. Un nostro vecchio motto recitava proprio alle politiche del 2018: nessuno deve rimanere indietro. E noi l'abbiamo sempre fatto e l'abbiamo dimostrato soprattutto andando al governo e facendo delle misure straordinarie che necessitano sicuramente di essere aggiustate, come il reddito di cittadinanza, che ha dato dignità a tantissime persone,
ma anche la straordinaria misura del bonus, del super bonus del 110%, che è un grandissimo vantaggio non solo per il rilancio economico dell'intera nazione e anche dei territori piccoli come Isernia, ma anche dell'utilizzatore, del cittadino, del comune cittadino, che si vede enormemente ridotti i consumi, dove sappiamo benissimo che la bolletta energetica è in realtà uno dei fattori più incidenti sul bilancio familiare. Quindi tutte queste azioni il Movimento 5 Stelle le ha sempre fatte e le farà sempre. Occhio all'ambiente, occhio alla gestione del cittadino e attenzione a chi vuole cercare di cavalcare i nostri temi per farsi campagna elettorale. Abbiamo delle esclusive e non permettiamo di certo che altri se ne approprino. E tra le esclusive del Movimento 5 Stelle ce ne può citare qualcuna? L'ho detto adesso, sono queste. Noi sicuramente nel nostro programma, come con Piero Castradoro candidato sindaco, abbiamo sicuramente la costituzione di tante idee, la costruzione ad esempio delle comunità energetiche, che sono nient'altro che l'approfondimento di quelle che l'impiego dei fondi del PNRR, che è un grande bacino di fondi che il nostro presidente Giuseppe Conte proprio oggi ce l'ha detto, che risolleverà l'economia di tutti i territori, soprattutto di quelli più piccoli, e avremo la possibilità di riqualificare tutti gli edifici, non solo quelli comunali, anche quelli privati. Scurti, abbiamo visto in questi giorni lo spot che ha lanciato la Meloni, che è leader nazionale di Fratelli d'Italia, a sostegno di Tedeschi, invitando i cittadini di Isernia a votarlo per combattere le amministrazioni di sinistra. Però ha omesso proprio l'altro competitor che rappresenta un po' tutto il centrodestra. Una scelta voluta oppure per mascherare un po' un qualcosa che potesse, diciamo, incrinare i rapporti fra tutto lo schieramento dell'area di centrodestra. Direttore, scusi, prima che io inizi a parlare le volevo far notare soltanto una cosa. Quando loro parlano 2 minuti e poi 2 minuti, io al centro parlo soltanto 2, quindi sì, no, loro stesso, parlano no, 4 no, no, e io no, parlo no, 2. No, allora, lei ha capito. Rotazione. Allora, è rotazione, ha sempre lo stesso tempo anche lei. Quindi se 4 poi, minuti anche io. No. Perché altrimenti lei avrebbe 8 minuti. Allora inizia lui, poi lei e poi lui. Io ricomincio da lì, quindi lui. Ma loro hanno parlato 4 e 4, io 2 prima. Sì, perché sono inizialmente, ma parlano anche loro una volta sola nel giro di il giro è di una sola persona. Una volta è sempre destra, lo stesso. Una volta la matematica purtroppo è un'opinione. Allora le assicuro, guardi. Tu non sei scavalcato, rimani sempre. Non è mai scavalcato. Il tempo che ha lei. Poi alla fine della trasmissione, lo stesso tempo che ha avuto. Vabbè, se lo dice il direttore, va bene. Sia tranquillo perché io poi inizio, altrimenti io dovrei fare così, dovrei iniziare da Bottiglieri, poi fare lei e lui, poi iniziare da Bottiglieri, lei e lui, invece io inizio lei, lui e di nuovo lui. È la stessa cosa. Capito? Va bene. Avvocato. Va bene, quindi la domanda. Non mi quereli per questo, no, per l'amor di Dio. Non quererò nessuno. Sono esente da peccato. Sia tranquillo. Mi ero fatto male i conti, probabilmente. Va bene. Prego. Si vede che in matematica devo migliorare. No, prego. Il problema della. Vabbè, è uno spot, io l'ho notato, l'ho visto. Ora, da quello che ricordo, insomma, lei mi dice che non ha detto niente sull'altro centrodestra. Dico, però, ha detto che bisogna votare. Tedeschi ha espresso pure le ragioni. Secondo me questo basta. Quella parte di centrodestra che ritiene di essere con Fratelli d'Italia, in realtà probabilmente, anzi sicuramente, non sta seguendo la linea politica di Fratelli d'Italia, perché la linea politica l'ha detta il segretario regionale. Il segretario regionale è Filoteo Di Sandro, che ha stabilito che Fratelli d'Italia a Isernia sta con noi. Dopo, se ci sono delle persone in regione che dicono di far parte di Fratelli d'Italia, però fanno una politica opposta, perché non seguono la sanità pubblica, perché per una serie di ragioni sono da un'altra parte, questo, diciamo, è un altro contesto. Quindi a me pare che sia normale, che sia ragionevole quello che stiamo facendo. Cioè, noi siamo un gruppo compatto su questi temi. Se c'è qualcuno che la pensa diversamente, i molisani poi dopo giudicheranno. In questo caso però si sta parlando di amministrative, noi su Isernia siamo sicuramente coerenti, cioè questo è quello che conta sotto questo profilo. Ecco, ma facciamo un'ipotesi, nel caso in cui Tedeschi non dovesse andare al ballottaggio, voi per chi votereste? Per la sinistra oppure per l'altro centrodestra?
Allora, oppure lascereste liberi i vostri elettori, lei non fa parte certamente di Fratelli d'Italia, lascerà i suoi elettori liberi di votare secondo coscienza? Guardi, io incrocio le dita e sono convinto che noi andremo al ballottaggio. È un'ipotesi. Andremo al ballottaggio. Una domanda un po' provocatoria. Io personalmente non sono d'accordo con appoggiare l'una o l'altra lista, perché cioè noi abbiamo un'idea che è questa, cioè quella per la, cioè se appoggiassi da una parte una sinistra che vota per la sanità privata perché tende alla sanità privata, io non mi sentirei tranquillo. La stessa cosa, insomma, per loro che stanno con la sanità privata, la stessa cosa. Quindi io dico che noi, al momento, io dico che siamo con questa compagine, stiamo così e andiamo dritti per la nostra strada. Bene, allora, Franco Mastronardi, secondo lei queste elezioni comunali di Isernia hanno una valenza politica? Ma certamente sì. Perché si è creato, ci sono alcune novità abbastanza, politicamente abbastanza rilevanti. La prima è l'appiattimento di 5 Stelle, ma mi dispiace per Bottiglieri, che ormai sono entrati nell'ottica delle coalizioni e a livello comunale sono stati assorbiti dal PD. Il PD è stato lungimirante. 5 Stelle, che pure ha eletto alle ultime politiche tutta la delegazione parlamentare molisana, si trova a rincorrere il PD, e questo è un grosso limite. Poi clamorosamente oggi mi confronto con Bottiglieri, 5 Stelle, super coerente, e con un ex 5 Stelle, quindi proprio la caratterizzazione perfetta della partitocrazia, cioè i cambi di casacca che hanno interessato tutti quanti. Io adesso non faccio una critica agli altri, ma lo dico per tutti quanti. Avvocato, guarda che gli scheletri dell'armadio ce li hanno tutti. Ma l'ho detto, l'ho premesso. Poi, tornare sempre per rispondere a comportamento che ognuno deve avere. Sempre per rispondere a Bottiglieri. È fuorviante dire che il futuro inquilino di Palazzo San Francesco possa risolvere i problemi della sanità. Stiamo dando un messaggio che non ci azzecca per niente, come direbbe Di Pietro. Proprio è una cosa assurda. La sanità è un argomento, possiamo fare un atto di resistenza, ma certamente non è il comune che risolve i problemi della sanità locale. Poi dobbiamo uscire da questa ambiguità tra privato e pubblico, che non è nelle nostre capacità di poter risolvere in una elezione comunale. Bene, lei ha ancora 23 secondi, può aggiungere anche qualche altro concetto se vuole. È sufficiente così per quanto riguarda questi temi della sanità. Bene. che non posso... La sanità poi... ne parleremo comunque, sì, domanda sì, specifica a tutti e tre. Ecco, sì. Io per tranquillizzarlo, siccome ho stima nei suoi confronti, se io avessi dovuto fare, cominciando da Bottiglieri, no, è chiaro, lei avrebbe avuto, sarebbe stato sempre a quel punto lì. Quindi io ricomincio da lui e poi comincio. Ha capito? Certo, tranquillo. Certo, sono sempre 4 lì. Certo. Benissimo. Me ne sono reso conto. Beh, perfetto. No, è per non avvantaggiare nessuno, no, chi giusto, parla prima e chi parla dopo, solo per questo aspetto qui. Io ricomincio ora da Franco Mastronardi. Qual è il messaggio che voi volete lanciare in questo momento agli elettori a 10 giorni dal voto? Ma secondo me il messaggio più importante è che bisogna partecipare alla vita politica. È vero che noi assistiamo a una partecipazione, diciamo, esagerata, perché siamo ben 500 concorrenti alla carica di consigliere, però bisogna anche valutare che è un dato positivo, cioè il fatto che la gente non sia insensibile alle questioni comunali è molto positivo. E poi il fatto che questa volta ci siano soltanto 3 candidati sindaci è altrettanto positivo, così le posizioni sono più precise e riusciamo a capire quali sono i nostri obiettivi in pratica. Cioè il discorso politico si è più facilmente cristallizzato su alcuni temi, su temi amministrativi che ineriscono al futuro di Isernia. Poi non dobbiamo dimenticare che Isernia in realtà è una cosiddetta provincia metropolitana, perché la provincia è piccola, siamo soltanto 90.000 abitanti, Isernia 20.000 abitanti, tutti concorrono a rendere Isernia il vero e proprio baricentro della piccola nostra realtà. Le elezioni comunali quindi interessano a tutti coloro che abitano in provincia di Isernia. Siamo un'autentica provincia metropolitana, è un caso quasi unico in tutta Italia, perché le altre province hanno degli schemi un po' diversi. Invece noi politicamente vediamo che il baricentro operativo sta soprattutto a Isernia, dal quale non si può prescindere. Quindi c'è un interesse abbastanza coeso a far sì che dalle elezioni comunali esca una guida che possa trainare tutto questo movimento di interessi che ci sono verso le elezioni comunali. A un indeciso lei cosa direbbe per farsi votare? Ma io sono contrario alle promesse.
Non credo molto ai programmi, perché in sede di fase di vigilia elettorale c'è questa liturgia delle promesse. Io credo che siano molto importanti le persone e credo che la scelta che noi abbiamo fatto con Melogli e con tutti coloro che collaboreranno sia una delle migliori possibili e auspicabili, ecco, in questo momento. Ascolti, secondo lei potrebbe esserci un ruolo strategico che Isernia potrebbe occupare nel contesto della nostra provincia dopo questa tornata elettorale? Ma Isernia ha sicuramente un ruolo strategico, ce l'ha sempre avuto, solo che non è stato mai valorizzato. Cioè, Isernia è al centro del Molise, Isernia è una via di comunicazione eccezionale, tant'è che un tempo si pensò pure di costruire un'autostrada che passasse per la città o vicino alla città. Tutto questo non si è fatto, allora ci sono alcuni che dicono che l'autostrada è solamente un ammasso di catrame che non serve a nulla. Io la penso diversamente, perché una infrastruttura così importante e così imponente avrebbe dato, e secondo me darà, se qualcuno penserà bene di voler tornare sull'argomento, una capacità di poter portare ricchezza e quindi di rendere la città per i prossimi 30 anni fruibile, vivibile, ricca, con un benessere tale che non ci dovremmo preoccupare più del fatto che se ne va un ospedale, perché non se ne andrebbe, del fatto che se ne va un tribunale oppure una prefettura. E quindi avere un ruolo strategico su Isernia che l'è stato sempre tolto, perché è stato portato sempre tutto a Campobasso, ma non perché io ce l'abbia con Campobasso, per carità, ma perché ho notato che la politica regionale tende a bistrattare Isernia. Isernia è sempre stata trattata come l'ultima della classe. Allora i politici di Isernia, come ha fatto Iorio, perché Iorio tutto il tempo che c'è stato e quando c'è stato, che se ne dica, non ha torto un capello, Isernia ti ha sempre dato, non c'è un provvedimento negativo che è stato fatto. Raccontare che ci sia stato un deficit sanitario, il cosiddetto disavanzo, secondo me è un errore anche politico, cioè il governo non ci ha guardato mai bene e non ci hanno rappresentato neppure bene i parlamentari, quelli che abbiamo avuto, perché in realtà Isernia avrebbe meritato molto di più, cioè ci hanno tolto quello che già avevamo, l'hanno dato altrove e non ci hanno considerato per quello che siamo, semplicemente perché siamo pochi. In realtà cioè, il peso elettorale di Isernia non ci ha concesso, non ci ha dato la possibilità di avere quel qualcosa di più che avremmo meritato, però noi siamo al centro della vita della regione. Bottiglieri, secondo lei che cosa, dopo 5 anni di esperienza al Comune di Isernia, che cosa manca alla città di Isernia e voi del Movimento 5 Stelle in cosa vi impegnerete proprio a concretizzare al più presto? Una cosa che ho sempre notato è il professare da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale di Isernia l'amore per la nostra città, ma nel momento in cui siamo arrivati a parlare di temi importanti e di temi che sono dirimenti per la vita sociale della nostra città e per il bilancio comunale, perché non dimentichiamo che noi siamo un ente amministrativo e quindi dobbiamo pensare ad amministrare il nostro comune, non siamo di certo un ente che legifera, se non in minima parte negli statuti e nei regolamenti. Pertanto, ripeto, quando c'era da affrontare temi importanti, temi che davvero danno una spinta in più, tutti i consiglieri comunali di Isernia che professavano amore per questa città hanno votato sempre la scelta peggiore, la scelta che impoveriva il comune di Isernia. E gli esempi sono plastici e sono sotto gli occhi di tutti. Parlo della scellerata gestione delle strisce blu, parlo della scellerata concessione a un privato della riscossione dei tributi quando c'era sicuramente un ufficio che poteva svolgere questo ruolo in maniera importante, se non altro delegare al privato solamente la riscossione, l'evasione, la riscossione coattiva. Tutto questo non è avvenuto e questo ha eroso grosse fette di guadagni, di margini per il Comune di Isernia. Ed oggi ci ritroviamo in condizioni di deficitarietà strutturale. Per quale motivo? Perché non abbiamo avuto il coraggio di saper amministrare, non hanno avuto il coraggio di saper amministrare, perché per quanto riguarda il sottoscritto e il Movimento 5 Stelle, noi abbiamo sempre votato a favore del Comune di Isernia per cercare di mantenere il più possibile il valore e le potenzialità del Comune, che sebbene minime, ma comunque ci sono. Bene, ora vorrei di nuovo rivolgere la domanda, una domanda che però farò anche a tutti gli altri due candidati consiglieri. Parliamo un po' dell'ospedale
veneziane di Siena e dei suoi problemi. C'è chi punta il dito dicendo che il POS priverebbe di alcuni reparti, il POS che anche Meloni ha spiegato non è stato nient'altro che quello varato dal commissario Giustini e adesso messo in pratica da Toma. Vorrei avere un vostro giudizio, che idea vi siete fatto? Cioè, si rischia davvero di perdere i reparti o siamo solamente di fronte a delle provocazioni politiche? Ma di fondo, e questa è una cosa che viaggia un po' sulla lama di un coltello, siamo un po' tra la provocazione e la realtà e per meglio dire siamo all'ipotesi in cui viene puntualmente sottratto un pezzettino per volta affinché possa essere digerito di più facilmente dalla popolazione. E questo è il reale problema. Il disegno è molto chiaro a livello regionale, che è l'ente, come diceva giustamente l'avvocato Mastronardi, il tema sanitario è prettamente di natura e di gestione regionale. Quindi il comune può intervenire nella misura in cui si esprime politicamente su una scelta regionale. Cosa che invece neanche questa è avvenuta nell'ambito del Consiglio Comunale di Isernia, quando anche noi abbiamo stimolato la riflessione portando delle mozioni, portando degli impegni del sindaco verso il presidente della giunta regionale. Non è avvenuto perché il presidente Toma, che ora è anche commissario ad acta, grazie alle interferenze di un centrodestra che comunque sta al governo con Draghi. Beh, comunque lo hanno votato anche i 5 Stelle, commissario, quindi lo ha detto anche in precedenza. Noi abbiamo fatto una scelta e abbiamo quindi dato... Quindi non dovete prendervela poi con Toma. Certo. Insomma. Noi abbiamo dato... nominato anche dai 5 Stelle. Non è stato nominato anche dai 5 anche Stelle. Perché fa parte dell'asse governativo, quindi. Certo, ma nel governo c'erano anche altre forze. Sì, certo, e probabilmente hanno vinto la loro battaglia le altre forze che sono quelle di centrodestra e che sono rappresentate nel governo del presidente Toma. Quindi evidentemente la scelta è avvenuta in questo senso e nonostante noi abbiamo fatto pressioni enormi affinché ciò non succedesse, purtroppo è accaduto. Ma non ci si può opporre con ostracismo verso una scelta che a questo punto, ahi noi, è stata inevitabile e deleteria. Scurti, allora una sua riflessione su quanto sta accadendo. A me la cosa che mi fa male di più rispetto a quello che sta accadendo all'ospedale di Isernia è che noi ci stiamo battendo veramente per l'ospedale e lo stiamo facendo proprio scendendo in trincea da anni, mentre le altre forze politiche non lo fanno e addirittura clissano, cioè fanno finta che non sia successo. Abbiamo visto al governo, l'ha detto anche lei, che è stato votato, Toma è stato eletto, è stato nominato grazie all'intervento quindi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei ministri anche del Movimento 5 Stelle e del PD. Loro dicono che non è così, invece è così, mentono spudoratamente. Questa è una ipocrisia politica che veramente da far accapponare la pelle. Ora, a Isernia non prendono una posizione, dicono che stanno sull'ospedale pubblico, in realtà stanno su una posizione che è quella di Toma, perché è stato così, cioè non è che io voglio dire sbagliato e giusto, voi avete dichiarato che siete per la sanità pubblica, non siete per la sanità pubblica perché avete eletto Toma, chiuso il discorso. Poi c'è pure un'altra cosa, loro hanno fatto pure un'altra politica che è gravemente lesiva per la integrità dell'ospedale di Isernia, perché? Perché hanno 4 parlamentari, nel periodo di pandemia se avessero sottoscritto un provvedimento, uno, e lo potevano fare perché sono al governo e c'era pure il PD, avrebbero potuto costruire a Isernia, a Campobasso, oppure un centro Covid pure di 20 piani. Non hanno fatto niente, si sono girati dall'altra parte. Ora vengono a parlare di sanità pubblica. Loro hanno la competenza, non è semplicemente regionale, il governo può fare quello che vuole, è anche regionale, tant'è che avete nominato un commissario che è andato pure sotto processo, non si sa perché. Allora io mi chiedo, non stavano al governo, stavano all'opposizione, fanno finta di fare l'opposizione occupando il Vietri. Ma che occupate il Vietri facendo i video e facendo credere alla città che siete per la sanità pubblica quando al governo con un solo provvedimento, con una sola sottoscrizione, lo potevate riaprire? Allora la città da questa ipocrisia, da queste finzioni, da questa cosa, deve proprio uscire, i cittadini di Isernia devono sapere che quando danno il voto lo danno a persone che politicamente, sotto il profilo sanitario, dove sono morte 500 persone qui nel Molino, quando avevano la possibilità si sono girati dall'altra parte. Questo è molto grave quello che dici. Non è grave, è la verità. È quello che è successo. Può replicare dopo, quando è successo. È quello che è successo. Non è grave, è vero.
È grave, infatti, però l'avete fatto voi. Molto grave. Bravi. Certo, ma l'avete fatto voi, è grave per voi. È grave, non puoi dire che, 500, che ci siamo girati dall'altra parte mentre morivano 500 persone. Ho detto semplicemente che c'era bisogno di un intervento politico. Ho detto c'era bisogno di un intervento, io parlavo di politica. C'era bisogno di un intervento politico e potevate intervenire. Le parole che dovevate intervenire. Dal mio punto di vista, certo, io ho parlato di politica, voi dovevate fare dei provvedimenti politici e non li avete fatti. Che c'è di grave in questo? C'è di grave nelle parole che hai pronunciato. No, ho detto che, ho detto che c'era la possibilità di intervenire. Sono morte 500 persone, mica ho detto per colpa vostra. Ho detto però ci siamo girati dall'altra parte. Vi siete girati dall'altra parte perché potevate riaprire il Vietri. Potevate riaprire il Vietri. Io questo ho detto. No, ho fatto delle dichiarazioni dove ho detto non fate finta di occupare il Vietri, lo potevate riaprire e non l'avete fatto. Questo ho detto. Io non ho detto che è colpa vostra. Mostri maggiore rispetto. No, io sto facendo politica, parlo di politica. I provvedimenti li potevate fare e non li avete fatti. Tanto è. Egregi candidati consiglieri, mi permettete di fare intervenire anche assolutamente l'avvocato? Sì. Vabbè, ma loro si risentono perché sanno di stare intorno. Calma, un po' di calma. Sono tutte persone per bene. Che è fuorviante che questo argomento della sanità ci debba dividere in sede di elezioni comunali. Lo dico perché è un argomento molto serio, è un argomento che tocca la coscienza collettiva. Non è che votando Melogli o votando un altro si stabilisce qual è il futuro della sanità molisana. È fuorviante, è inutile, collega Scurti. Se vogliamo parlare, ne possiamo parlare così in modo simbolico, in modo teleologico. Allora ma non ci in modo... I problemi, io penso che il Comune di Isernia non ti risolve il problema della sanità nel Molise. Dobbiamo difendere ciò che abbiamo, questo è il vero discorso, come l'ospedale, così dobbiamo difendere, e tu lo sai bene, essendo anche tuo avvocato, il tribunale, dobbiamo difendere tantissime cose, però creare adesso la strumentalizzazione di questa natura che tu avalli mi sembra eccessivo. Ecco, secondo lei, Mastronardi, quali sono gli attuali limiti che ha la città di Isernia e cosa si dovrebbe fare per superarli? Ma il problema è che la città di Isernia ha perso la sua memoria storica. È una città purtroppo che non ha una grande identità. Una identità che non riesce a ritrovare perché negli ultimi 30 anni abbiamo visto lo sviluppo incredibile di questa realtà sociale. Sviluppo che a un certo punto si è fermato. Bisognava capire che c'erano cose da conservare. Io mi riferisco, ne approfitto, Damiani, che tu sei uno degli ultimi sostenitori della memoria isernina, perché io leggo spesso i tuoi libri. Noi di Isernia ne sappiamo poco e niente, perché la maggior parte di noi vengono fuori da Isernia. Cioè, questa mancanza, questa ricerca dell'identità deve tornare, altrimenti veramente è una provincia senza memoria. Quindi senza anima, secondo me. Senza anima. Allora, le faccio quest'altra domanda, l'ho fatta anche al sindaco Melogli sul centro storico, un centro storico che va alla grande soprattutto di sera, quando i giovani escono, si divertono con tutti i locali, però bisognerebbe fare qualcosa anche per portare la gente di giorno. Avete in mente qualche idea? Il centro storico, ci sarebbe una grande idea di fare, però è una idea che è già stata è stata già tentata, cioè quello di farlo diventare veramente una grande zona pedonale, consentendo alle persone di recuperare quel patrimonio immobiliare che esiste nel centro storico, che adesso è stato, se vogliamo, recuperato in modo promiscuo. Insomma, non è stato veramente valorizzato il patrimonio immobiliare del centro storico. Dobbiamo dire che la vita serale si concentra lì, quindi la gente va cercando il centro storico. Delle proposte concrete allo Stato non ne vedo, perché tutti i tentativi che sono stati fatti sono poi abortiti perché non c'è stata la capacità di prendere delle decisioni molto severe, insomma, l'assoluta zona pedonale. Ogni altra forma di salvezza non la vedo. Quindi lei vede assolutamente però anche il traffico dall'arco in giù, eliminarlo assolutamente, totalmente, assolutamente. Anche se poi dobbiamo dire che di gente che abita dall'arco in giù, soprattutto di Isernia, sono davvero pochi, perché per lo più quelle abitazioni sono ormai abitate da cittadini stranieri che sono arrivati qui a Isernia in cerca di lavoro. Bisognerebbe creare una interazione con zone di fuga, cioè
praticamente non è che bisogna isolare la zona storica, però onestamente camminare per il centro storico con le macchine è una cosa scocciante. Ecco, io abbraccerei veramente col cuore qualsiasi consigliere che si adopererebbe per far togliere quel parcheggio selvaggio che è in piazza Trentino, sì, sì. Che poi è l'unica piazza che crea proprio quell'effetto dell'agorà, insomma. Ma vedere quel parcheggio selvaggio offende un po' la dignità. Perché in effetti bisogna fare anche delle scelte che possono apparire impopolari, ma per migliorare la situazione, certo, c'è anche bisogno, se è una scelta impopolare. C'è bisogno anche di questo, altrimenti. Ecco, scusi, lei sa bene che anche il politico deve fare a volte anche qualche scelta impopolare, come ad esempio eliminare il parcheggio in piazza Trentettieste, ma anche in piazza Andrea di Segni, ecco, creare la possibilità di parcheggi sulle strade laterali, via occidentale o via orientale, ora si chiama via d'Apollonio, e creare insomma, opportunità di circolare a piedi e creare soprattutto anche tante attività commerciali, ripristino. Una volta dall'arco in giù ad ogni portone c'era un'attività commerciale, ora non più. Vabbè, per quanto riguarda il problema dei parcheggi, se stiamo parlando di centro storico, sicuramente quello più pressante, quello più imponente è stato creato dalle strisce blu che sono presenti ovunque, anche lì. Per quanto riguarda centro storico come attività commerciali, si può fare tantissimo con il PNNR, perché nell'ambito del turismo, nell'ambito dell'università e quindi della cultura, così come nell'ambito ambientale, abbiamo 6 ambiti che riguardano il PNNR, ci può essere la possibilità di fare dei progetti che riguardano la città storica, che la facciano vivere non soltanto di notte come sta accadendo, ma che la facciano soprattutto vivere di giorno, perché le attività commerciali possono essere ripristinate grazie a un artigianato che riparte, che rifiorisce. Voglio dire una cosa prima di questo: se oggi il centro storico non funziona più di giorno, prima funzionava, evidentemente le amministrazioni che hanno preceduto, che precederanno la consiliatura che si andrà a formare, non hanno amministrato bene, e quindi è chiaro che hanno sbagliato, c'è qualcosa che non è andato, sebbene poi di notte, come abbiamo visto, il centro storico sembrerebbe funzionare. In realtà io dicevo, quindi c'è la possibilità di intervenire col PNNR, quindi andiamo alla soluzione, di creare artigianato, un artigianato che non c'è stato, di riportarlo grazie a questi finanziamenti dei progetti che vengono fatti da Comune e Ministero che porterebbero nuove attività, che riporterebbero per esempio anche l'università al centro storico, che è stata spostata dal centro storico a Pesca, e questa è colpa della vecchia amministrazione, e non voglio dare la colpa a nessuno, però è così. Oppure dare la possibilità di riqualificarlo da un punto di vista urbanistico, creare la possibilità di avere dei bagni pubblici, e questo si può fare sempre col PNNR, perché sono previsti dei finanziamenti specifici. La cosa che mi sorprende, ho solo 2 minuti, ho chiuso, avrei voluto dire molto di più, la cosa che mi sorprende è che i candidati sindaci, eccetto Tedeschi, di queste possibilità e della conoscenza di questi strumenti non ne sta parlando nessuno. Addirittura, se dopo mi darà la possibilità, c'è la possibilità quindi di assumere centinaia di giovani col PNNR in questi ambiti. Poi le dirò pure come si può fare. Parliamo anche dei giovani bottiglieri, perché anche a loro bisogna dare anche una risposta. Che cosa intendete fare per mantenere quanto è possibile i giovani a rimanere a Isernia? I giovani laureati? Certo, Isernia sta vivendo un periodo buio, non solo a causa della pandemia ovviamente, ma anche a causa delle scelte, come dicevo prima, scellerate che le amministrazioni precedenti ci hanno lasciato in eredità, e alle quali dovremo far fronte una volta eletti nella nuova amministrazione. Le scelte sono sempre da fare nell'ambito dell'interlocuzione, del dialogo. Quindi ci sono tante idee, prima di me hanno parlato gli altri 2 candidati e hanno dato già delle soluzioni, ma io credo che per rivitalizzare non solo il centro storico, ma tutta Isernia, perché Isernia è fatta di centro storico, è fatta di centro, è fatta di un quartiere enorme come San Lazzaro, è fatta delle bellissime borgate che abbiamo intorno alla città, e non può essere trascurata in nessuno dei suoi quartieri. E questo si fa, ripeto, con il dialogo, con l'interlocuzione. Ci sono tanti comitati civici nei diversi quartieri, e fino ad ora, io che sono stato consigliere comunale per 5 anni e mezzo causa pandemia, non ho mai ascoltato un comitato che si ritenesse soddisfatto
dell'interlocuzione avuta con l'amministrazione per portare avanti le proprie istanze. Questo significa non saper amministrare, significa non trovare insieme le soluzioni. Le soluzioni ce ne sono tante, ma vanno sempre condivise, perché poi all'interno di un quartiere ci sono le necessità economiche degli esercenti, dei commercianti, ma ci sono anche le necessità degli abitanti, che probabilmente hanno delle vedute diverse sugli sviluppi del proprio quartiere. Per cui è necessario riunire tutti, ecco, una buona amministrazione è l'amministrazione che ha delle idee ma si siede a parlare con tutti i cittadini. Ecco, lei adesso ha gli ultimi due minuti, l'ultima domanda non è una domanda. Ognuno di voi può cercare di convincere i cittadini di Isernia a votare per il vostro schieramento. Allora, qual è il messaggio che vuole lanciare gli elettori a 9 giorni dal voto, Bottiglieri? Ma noi siamo nati come coalizione per opporci nettamente al centrodestra che è rappresentato dagli altri due candidati oggi qui con me. Sono due centrodestra che hanno la stessa matrice fondamentalmente, è inutile mentire che uno sia diverso dall'altro, sono entrambi centrodestra e sono espressioni di quel centrodestra spesso anche populista che risponde alle urla di Salvini, risponde alle urla della Meloni e che poco ha a che fare con la gestione corretta e della sanità e del sociale. Altro gravissimo problema a cui la Regione non pone mai rimedio in maniera seria, e al turismo, a tantissime altre cose. Queste due grosse coalizioni sono piene zeppe di amministratori di centrodestra che escono dalla consigliatura che ormai è agli sgoccioli. E senza parlare poi del tentativo ultimo da parte di alcuni della stragrande maggioranza dei consiglieri, perché sotto la firma di una richiesta di consiglio comunale in discussione in questi giorni c'è proprio la richiesta di convocare un consiglio comunale per discutere ancora di ICA Creset, che è stato un errore enorme dell'amministrazione. Perché? Perché si vuole dare sfogo a chi probabilmente ha dei ritorni elettorali e si vuole fare un consiglio comunale all'ultimo secondo per cercare di accomodare ancora alcuni voti. Ecco, questo tipo di politica a noi non ci appartiene, lo abbordiamo completamente. Per noi fare politica significa proporre, guardare al futuro, guardare alle nuove generazioni, riqualificarci, riavere vigore per Isernia, e questo lo faremo grazie a due strumenti fondamentali che sono i contratti istituzionali di sviluppo che ha sottoscritto il Presidente Conte e che serviranno per riportare l'Università all'auditorium e arriveranno 10 milioni. Lo faremo anche grazie al PNRR, che è un altro grandissimo risultato del Movimento 5 Stelle e che risolleverà Isernia in maniera fondamentale. Scurti, a lei la parola. Beh, allora ho sentito parlare di due centrodestra, è quasi una contrapposizione di una sinistra con due centrodestra. Io ricordo al candidato consigliere Bottiglieri che entrambi i loro rappresentanti, candidati sindaci, sono insieme al governo e stanno facendo male per la nostra città e per il Molise, perché, ripeto, hanno nominato Toma come commissario ad acta della sanità pubblica. Quindi non siamo centrodestra e centrodestra, c'è una centrodestra che vuole bene alla città, che sta facendo bene, e dall'altra parte ce n'è un altro che poi deciderà di parlare e dire quello che vuole fare, però non è assolutamente così, sia politicamente che ragionevolmente. Noi alla città che cosa possiamo dare? Noi alla città possiamo dare una costruzione diversa, nuova della città, perché il PNNR non diciamo semplicemente che c'è, non enunciamo i temi, noi diciamo pure come si risolvono. Il PNNR concederà, ha la possibilità di prevedere negli ambiti che abbiamo detto, turismo, università, ricerca, nuove tecnologie, ambiente, amministrazione, dare la possibilità di centinaia di posti di lavoro. Loro hanno detto solamente temi, ma non hanno detto come si fa. Si fa così, si fa fuori dai ruoli dell'amministrazione, all'interno dei ruoli dell'amministrazione. Centinaia di giovani possono essere reclutati, possono essere chiamati a lavorare per il comune a tempo determinato, a tempo indeterminato. Lo dice la legge, ma loro non lo sanno. Si può fare questo, si possono fare dei concorsi con un principio di rotazione per 6 anni a tempo indeterminato, a tempo determinato e a tempo indeterminato anche con i vecchi strumenti ordinari. Con la Madia, ma anche con il PNNR. Quindi questo significa che gli strumenti vanno utilizzati, non possono semplicemente parlare, non dirci però come si fa, perché altrimenti se non lo sanno prima non lo sanno neppure dopo. E allora non si sono emancipati politicamente, non sanno quali sono gli strumenti, alla vigilia delle elezioni non lo sapranno neppure dopo. Questo sia per quanto riguarda i posti di lavoro che noi creeremo a centinaia perché sta scritto in una gazzetta ufficiale, sia per quanto riguarda la sanità per la quale
stiamo combattendo e per la quale raggiungeremo sicuramente quegli intendimenti, perché abbiamo le idee chiare e conosciamo la normativa per poterci arrivare. Non ho tempo, però a una prossima puntata vi spiegherò quali sono le capacità e le possibilità che un sindaco ha per la sanità pubblica, e sono enormi e tantissime, e loro nemmeno questo sanno. Bene, allora, naturalmente la possibilità gliela darò già dal 4, quando faremo il lungo non stop elettorale con tanti collegamenti. Grazie. Quindi cercheremo di dare in anticipo chi ha vinto e chi ha perso, se si va al ballottaggio oppure no, insomma ci divertiremo. Dico anche Dico soltanto noi. Questo, i quartieri per noi sono tutti quanti uguali, è chiaro che bisogna risolvere Centro Storico e San Lazzaro, non fare lotte tra quartieri, sono quartieri che devono andare di pari passo, c'è la possibilità che Isernia sia bella tutta. Mastro Narda, prego. Io stimo il collega Scurti, però i toni professorali sarebbero da evitare in questo contesto. No, che tu possa dirci quello che devono fare gli altri, tu no, lo sai, gli altri dire. No. Perché non lo dite? No, è molto professore, io sto dicendo che forse la tua l'enfasi che ci metti nel parlare di politica ti fa diventare un po' troppo professorale, che insomma. Detto questo, la dicotomia centrodestra, centrosinistra non serve nulla a livello comunale, perché ci vuole le rotazioni da destra a sinistra, le viviamo nel Molise in modo quotidiano. Melogli è una risposta perfetta a questa dicotomia, perché è una persona non qualificabile in termini tecnici di centrodestra o di centrosinistra, è una persona che rappresenta veramente l'anima della città, lo ha fatto per 10 anni, lo ha fatto da solo la scorsa volta, adesso si ripropone con un cartello, con una coalizione molto forte, più di questo non si può chiedere. Io alla fine non so chi vincerà, ritengo che ci siano le premesse che Melogli possa tagliare il traguardo al primo turno. Su questi argomenti ne potremo riparlare quando vogliamo, adesso però dobbiamo capire quali sono i limiti di un'elezione comunale, che non può assumere dei contorni così, così larghi, insomma. Ma io dico che le elezioni comunali sono da qualsiasi altro contesto politico, sì, perché c'è la pressione proprio tutte le famiglie, insomma, siamo chiari, insomma, ogni famiglia viene contattata da 10-15 candidati. Se vogliamo candidati. È l'elezione più affascinante che esiste, insomma, perché le politiche... Anche la più incerta, diciamo, a volte, sì, sempre più incerta. Può accadere di tutto e contrario di tutto. Però i Serbia sa votare, io ho notato che in questi... dopo la Seconda Repubblica sa votare molto bene, insomma, non è che si inventa i sindaci così. Manda a Palazzo San Francesco chi veramente vive il quotidiano, ecco questo che voglio dire. Ecco, a un indeciso lei che cosa direbbe per concludere? Ma convincere gli indecisi non è facile, perché c'è sono un sacco, ancora tanti gli indecisi. C'è un sacco di gente indecisa, un sacco di gente che probabilmente non andrà alle urne, però non è facile identificarli, ecco. L'altra volta quanto votarono? Per un 13.000 persone? 13.000 persone, all'incirca 13.000. Beh, sarebbe già un ottimo risultato raggiungere la cifra dell'altro. Comunque vi faccio in bocca al lupo a tutti e tre, anche ai vostri rispettivi candidati sindaci, che però avrò tutti e tre venerdì prossimo qui, e cercheremo di stanarli, va, diciamo così. Che dite okay. Voi? Comunque sì. Castrataro ce la farà? Castrataro ce la farà ad arrivare al ballottaggio. Scurti, Tedeschi ce la farà? Io penso che Tedeschi vincerà queste elezioni, perché ci sono tutte le carte per poterlo dire, ed è quello che auspico. Invece Melogli, secondo lei, vincerà? Torno a ripetere, Melogli è l'anima di Isernia, tutto il resto è noia. Bene, grazie. Allora, ringrazio Mino Bottiglieri, ringrazio Oreste Scurti e Franco Mastronardi. Termina con la presenza dei tre candidati consiglieri, anche la possibilità ad altri di intervenire, perché venerdì prossimo sarà l'ultima puntata e dedicheremo tutto il tempo naturalmente ai tre candidati a sindaco, che sono Castrataro, Tedeschi e Melogli. Grazie per averci seguito, l'appuntamento a venerdì prossimo per il gran finale alle ore 21 su questa rete. Buonasera e grazie per averci seguito.